Ripartiamo col ciclo di audizioni. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del decreto legge numero 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Avverto che, in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati, con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità, che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Prendono parte all'audizione per CGIL Gianna Fracassi, Vice Segretario Generale, Riccardo Sanna, per CISL Ignazio Ganga, Segretario confederale, per UIL Ivana Veronese, segretaria confederale, Luigi Veltro, funzionario, per UGL Francesco Paolo Capone, segretario generale, e Fiovio Bitti, dirigente confederale. Quindi do la parola. Voglio solo chiarire che a causa dei tempi che abbiamo contingentati, in considerazione del tempo a disposizione per l'audizione del numero dei partecipanti alla stessa, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, invito il relatore di ciascuna organizzazione a contenere il proprio intervento entro gli 8 minuti, in modo da lasciare spazio ad eventuali quesiti e richieste di chiarimento da parte dei deputati e alle successive repliche. Do quindi la parola alla dottoressa per CGL, alla dottoressa Gianna Fracassi, vice segretario generale. Prego. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti e a tutti. Provo a stare negli 8 minuti che lei ci ha indicato, anche se è complicato perché ovviamente stiamo parlando di un decreto molto complesso che mette in campo tutta una serie di misure finalizzate al sostegno alle imprese, agli operatori economici, legate alla salute, agli enti territoriali e all'istruzione. Quindi, premesso questo, e tralasciando, diciamo così, un'analisi e un commento generale, parto subito con le questioni che per quanto ci riguarda come organizzazioni sindacali sono quelle centrali. E da questo punto di vista, la prima cosa che intendo sottolineare è che si tratta di un provvedimento che prosegue la linea di sostegno, direi, alle misure di emergenza, di ristoro, quindi fa seguito a una serie di decreti che nel corso di questi mesi si sono avvicendati e sono finalizzati al garantire in questa fase di emergenza pandemica la necessaria tutela e protezione al lavoro, alle imprese e ai presidi legati alla salute. Proprio perché credo che crediamo come organizzazione che l'esigenza di protezione del lavoro e dei lavoratori sia un'esigenza che non è venuta meno, anzi, proprio in questa fase crediamo che debba essere continuata e rafforzata, per quanto riguarda le misure sul lavoro, penso ai contenuti dello stesso decreto. Segnalo una cosa che per quanto ci riguarda non c'è, ma che ci dovrebbe essere. Non riscontriamo all'interno del decreto la proroga del blocco dei licenziamenti, e da questo punto di vista crediamo che questa sia la parte più negativa del provvedimento, perché crediamo proprio alla luce di quello che è stata l'esperienza nei mesi che abbiamo alle spalle, quindi di tutele e di protezione che hanno, tutele e protezione che hanno evitato che il quadro e diciamo così, l'intervento sul versante del lavoro fosse ancora più alto in termini di perdita di posti. Crediamo che il fatto che non sia presente questa proroga sia un elemento molto negativo. Chiediamo al Parlamento, quindi, nei necessari passaggi e nelle modifiche che verranno fatte, di quantomeno reinserirlo per riallinearlo con la scadenza del 31 ottobre, che è già prevista per alcuni settori. Dopodiché, dal punto di vista delle norme che sono contenute,
Segnaliamo che ci sono anche delle norme sicuramente che vanno nella direzione che come organizzazione abbiamo auspicato nel corso di questi mesi. È del tutto evidente però che la nostra richiesta di proroga è legata a un intervento strutturale e universale sul versante degli ammortizzatori, proprio perché pensiamo che questi due elementi debbano, come dire, camminare assieme. Il tema di ricollocare all'interno di questo quadro la proroga del blocco diventa essenziale proprio perché non siamo nella condizione oggi di avere una riforma degli ammortizzatori che possa proseguire nella tutela e nella protezione dei lavoratori. Per quanto riguarda le specificità dei singoli provvedimenti, allora, sicuramente vi sono alcune misure molto importanti, per esempio vengono per fortuna anche dopo un'iniziativa di mobilitazione ampliate alcune misure a tipologie dei lavoratori come gli agricoli che erano stati ricompresi dalle misure precedenti. Segnaliamo che permane l'esclusione dei collaboratori occasionali. È un segnale importante la sospensione del decalage per quanto riguarda la NASPI, però sicuramente è un intervento che ancora oggi risulta parziale. Sicuramente il contratto di rioccupazione che viene collegato, diciamo, alla misura della cassa integrazione straordinaria fino al 31-12 senza addizionali è sicuramente un tema e un istituto che guardiamo con attenzione, però segnaliamo che si tratta di un istituto che ha un tempo determinato perché, come dire, riguarda i prossimi mesi fino al mese di ottobre. Per quanto riguarda invece altre misure che sono contenute sempre sul versante del lavoro, è sicuramente importante l'estensione del contratto di espansione, ma da questo punto di vista sicuramente aver allargato lo strumento fino a 100 addetti è un elemento che va anche qui nella direzione che noi auspichiamo. Segnaliamo invece che potrebbe non risultare efficace, soprattutto per le piccole e medie imprese, per le difficoltà economiche che le stesse devono affrontare e soprattutto segnaliamo il fatto che la previsione è quella, diciamo, di sostituzione tre uscite, un ingresso, che ci sembra non esattamente finalizzata a tutelare l'occupazione. Per quanto riguarda invece le conferme sulle varie indennità, tutto molto bene, direi, nel senso che si va in una direzione di continuità rispetto alle questioni che sono state poste anche nei mesi scorsi. Manca. Lo segnaliamo come punto, diciamo, da questo punto di vista da sicuramente correggere, non è stato prorogato il fondo di solidarietà sul trasporto aereo. Noi sappiamo che questo è anche uno di quei settori sul versante del lavoro particolarmente colpito. Secondo grande tema riguarda tutte le misure che sono finalizzate al sostegno, diciamo così, dell'impoverimento. Noi assistiamo a un aumento, delle persone, a molti lavoratori, ma non solo lavoratori, in condizioni di povertà e da questo punto di vista, quindi bene che venga prorogato il reddito d'emergenza, ma continuiamo a insistere su un punto, lo stiamo facendo da alcuni mesi, direi. E cioè occorre per quanto necessario rivedere la misura, diciamo in termini strutturali, il reddito di cittadinanza, questo per migliorarne le caratteristiche e allargarne i parametri anche ai beneficiari del REM, per poter accedere, essere presi in carico, così da consentire, come dire, di accompagnarli anche nei percorsi di inclusione sociale. Sempre su questo versante, nell'ambito diciamo, delle misure che sono state
inserite per sostenere dal punto di vista sociale le persone, sicuramente ci sono alcune misure che riteniamo importanti, a partire dalle misure che riguardano il sostegno alle politiche abitative. Da questo punto di vista, l'introduzione di questo articolo che sostiene i giovani nel acquisto, diciamo, della prima casa, anche questo, non, che dire, non è un elemento negativo, però vorremmo sottolineare il fatto che proprio le modalità dell'abitare per i più giovani sono varie e quindi da questo punto di vista forse bisognerebbe ragionare anche di strumenti che consentano, per esempio, sostengano percorsi anche diversi. Penso, per esempio, il tema dell'affitto. Terza cosa che voglio sottolineare è tutta la partita contenuta all'interno del decreto relativa alle misure sull'istruzione. Anche qui sarò tranciando, vi manderemo una memoria, diciamo, dettagliata proprio per garantire in qualche modo maggior precisione. Segnaliamo alcune parti di questo provvedimento che entrano in diretta collisione con il patto per la scuola sottoscritto dallo stesso governo giusto qualche giorno prima dell'entrata in vigore del decreto Sostegni bis. In particolare, vi sono tutta una serie di interventi che entrano direttamente sui temi di natura contrattuale e quindi non vanno bene, ma soprattutto ci sono alcuni due punti almeno che voglio sottolineare e che dovrebbero servire per mettere in campo quelle misure di urgenza per garantire, come abbiamo scritto nel patto per la scuola, che ogni figura professionale sia al proprio posto dal 1° di settembre. E da questo punto di vista vi chiediamo di modificare e di cambiare l'articolo relativo alle procedure semplificate per il personale precario, perché riteniamo che questo articolo vada esteso al personale inserito nelle graduatorie di seconda fascia con almeno 3 anni di servizio e al personale che, per quanto riguarda i posti di sostegno, sia specializzato a prescindere dal servizio prestato. Questo perché? Perché questa limitazione contenuta nel decreto impedisce un obiettivo importante, e cioè quello di coprire le 112.000 cattedre in organico di diritto vuote al 1° di settembre. Quindi, se l'obiettivo è quello di rendere più funzionali le procedure di reclutamento, questa misura d'urgenza deve essere assistita da specificità, altrimenti c'è una parte del personale precario che lì non rientra. Perché devi Aggiungo, concludere. sì, ultima questione molto rapida, è riferita alle misure molto consistenti sul versante del sostegno alle imprese, della liquidità, eccetera. Qui sottolineiamo, lo abbiamo sempre fatto in questi mesi, un punto, che vanno bene le misure sicuramente di sostegno in questa fase difficile, ma vanno maggiormente raccordate con interventi di politica industriale che possano rafforzare le filiere, che possano ridefinire la specializzazione produttiva del paese, soprattutto in correlazione con le scelte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo lo diciamo perché ci assistiamo ormai da alcuni mesi a misure che mancano di questo elemento, diciamo, strategico di visione, tralasciando il fatto che poi appunto ci sono tutta una serie di interventi che rivendichiamo, da quello sui porti piuttosto che a interventi che rafforzino ancora di più, nonostante ci sia una previsione, il trasporto pubblico locale, e da questo punto di vista anche a un quadro generale di riferimento che tenga conto di tutta una serie di settori che continuano a essere in stato di emergenza e quindi necessitano di interventi urgenti. Da questo punto di vista vi faremo avere le nostre valutazioni. La ringrazio. Invito comunque con tutti gli auditi a inviare, se lo ritengono opportuno, delle considerazioni scritte in modo tale da poter distribuirle ai commissari della Commissione Bilancio. Passiamo alla prossima audizione. Per CISL abbiamo Ignazio Ganga, prego. Buongiorno, grazie Presidente, un caro saluto a tutti. Anche noi, se non è stata già inviata, invieremo una memoria, anche perché è un decreto molto articolato
e la stessa memoria è corposa. L'intervento sul sostegni-bis si colloca in una fase di transizione molto delicata, c'è necessità di avviarla verso un'evoluzione positiva e per noi questa evoluzione dipende da tre fattori: la progressione della campagna vaccinale, il sostegno al lavoro che parte sotto il nostro profilo da una ricerca di forte stabilità occupazionale, l'efficienza finalizzata ai progetti contenuti nel PNRR. Per noi occorre garantire l'occupazione nella transizione. Nel 2020 abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro e non possiamo permetterci ulteriori ferite occupazionali. Questo è una premessa fondamentale perché riteniamo che nulla sarà possibile e duraturo se il processo che abbiamo messo in campo col PNRR non si fonderà sulla valorizzazione del lavoro in tutti i suoi aspetti. Ed entrando nel decreto, per quanto riguarda le norme sul lavoro, osserviamo che la soluzione sui licenziamenti prospettata è troppo debole ed è frutto di una mancata concertazione, l'abbiamo espressa anche al Premier qualche giorno fa. La distinzione fra datori rientranti nel perimetro CIGO, confine della cassa Covid, dello sblocco dei licenziamenti al 30 giugno, e dall'altra parte i datori rientranti nel perimetro di assegno ordinario e CIG in deroga con le stesse scadenze al 31 ottobre non trova infatti riscontro nella situazione reale. Ecco che allora noi chiediamo una proroga della cassa Covid e un prolungamento generalizzato sul divieto di licenziare unificando tutte le scadenze al 31 ottobre, mentre nel decreto sono inserite solo le misure di incentivo che non vanno male, l'incentivo a non licenziare, a far rientrare i lavoratori dalla cassa integrazione, a chiedere cassa e contratti di solidarietà, ad assumere, sono importanti ma non sufficienti. Per noi questa questione dei licenziamenti è un punto qualificante. Rispetto a questo chiediamo al Parlamento una sensibilità per cercare di recuperare questa forte debolezza che il decreto ha. Nello specifico, poi il disincentivo a licenziare per le aziende che potrebbero farlo dal 30 giugno, rappresentato dalla possibilità di utilizzare la CIG senza contributo addizionale oppure lo speciale contratto di solidarietà semplificato e incentivato, è una soluzione del tutto inadeguata. Non prevede neppure l'azzeramento dei contatori per la durata massima della cassa integrazione e questo non va bene. C'è poi tutto il tema del potenziamento delle politiche attive che dovrebbero consentire una riqualificazione e una ricollocazione. Questo aspetto è al palo. Mancano anche in questa occasione un piano operativo reale di finanziamenti adeguati. Il decreto contiene un mero richiamo a un piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego che è ancora molto, molto indietro, mentre si continua a parlare di una riforma, ma non si riesce ad avviare quanto già stabilito su strumenti preesistenti. In merito all'ANPAL constatiamo qualche passo indietro addirittura rispetto alla riforma del 2015. E avere un poco utile cuscinetto tra Ministero Lavoro e Regioni non risolve il problema che vi stiamo chiedendo di risolvere da tempo. Per sostenere lo scenario che si prospetta nei mesi a finire, viene richiesto invece un piano di politiche attive che veda una rapida soluzione, che veda una soluzione su ANPA, che veda un rifinanziamento massiccio e una valorizzazione del fondo nuove competenze, dell'assegno di ricollocazione. Per quanto riguarda il fondo appena citato, lo si dovrebbe rendere molto più conveniente per incoraggiare le aziende a ristrutturarsi e non attraverso licenziamenti, ma usando questo strumento di riqualificazione dipendenti, mentre sulla ricollocazione. Per chi perde il lavoro, per noi deve diventare strumento di utilizzo automatico e non obbligatorio. Ecco, senza un impegno straordinario sul versante delle politiche attive, anche le pur positive norme sul contratto di solidarietà e l'espansione, sulla NASPI, sulle indennità, sugli incentivi, rischiano di essere solo dei rimedi palliativi.
Per quanto riguarda la NASPI, è stata accolta la nostra richiesta di sospendere la decurtazione, che normalmente scatta al quarto mese fino al 31 dicembre, però la norma vi chiediamo che possa essere estesa alla DISCOL e anch'essa soggetta a decalage dal quarto mese. Al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori stiamo chiedendo che il decalage venga fortemente attenuato. Invece non è stata prorogata la norma del precedente sostegni che aveva concesso 3 mensilità al reddito di emergenza per i lavoratori con NASPI e DISCOL scadute. Sull'espansione è positivo il ridimensionamento del limite dimensionale a 100 unità. Sul contratto di rioccupazione è uno strumento senz'altro utile. Perché è proiettato su un adeguamento delle competenze dei lavoratori, è cumulabile con altri incentivi vigenti, è conveniente per il datore di lavoro, però vanno valutati gli aspetti procedurali e le verifiche sull'effettività del progetto formativo. Sull'indennità Covid, tra i lavoratori indennizzati rientrano finalmente gli agricoli, e questo è un aspetto importante, però non vengono recuperate le indennità, diciamo così, perse precedenti. Sono ancora esclusi i titolari di rapporto di co.co.co, gli iscritti a gestione separata, per intenderci, i collaboratori autonomi occasionali non iscritti in questo caso alla gestione separata in quanto percettori di reddito inferiore a 5.000 euro, i domestici, i lavoratori domestici, tutte le categorie che in questi mesi hanno continuato a trovarsi in difficoltà. Anche per l'indennità Covid segnaliamo che alla luce della situazione economica e sociale è necessario un ulteriore prolungamento. Viene positivamente riproposto l'incentivo per il rientro dei lavoratori in cassa Covid, ma in chiave settoriale, solo per il turismo, gli stabilimenti termali e il commercio. Sarebbe utile estenderlo a tutti i datori di lavoro. Positiva l'introduzione di un'indennità per gli autonomi dello spettacolo, caratterizzata sulle specificità del settore. Sull'industria riscontriamo delle norme positive, ma ritorna la plastic tax senza che si sia ipotizzata una giusta transizione relativamente ai comparti industriali collegati alla stessa. Bene le misure sulla internazionalizzazione, quelle dedicate ai giovani, sia l'esenzione agli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro del pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e l'incremento del fondo politiche giovanili. Ok. Su infrastrutture e trasporti va bene il finanziamento per le grandi imprese, ma la vediamo ancora complicata in termini di posta rispetto alle esigenze poste dalla nuova Alitalia. Sul TPL c'è da lavorare, c'è uno sciopero proclamato il 1° giugno, tra l'altro perché abbiamo il contratto scaduto. Su ANAS è importante l'impegno dell'articolo 72, ma le 370 assunzioni sono insufficienti e la tipologia del contratto previsto a tempo determinato non va bene. Rispetto a welfare, ok, bene il ristoro per le locazioni anche e per le utenze domestiche, bene le misure sulla Invito a povertà. concludere. Sì, concludo. Siamo soddisfatti degli aspetti legati alla sanità, però tenete presente che c'è l'aspetto delle assunzioni che è un disastro qui e bisogna intervenire. Così per gli enti territoriali, le due linee, diciamo così, di intervento seguite, le valutiamo positivamente e quindi vado avanti. Ho quasi finito. Anche noi evidenziamo che per la scuola c'è un'incongruenza tra le istanze che noi abbiamo sottoscritto a Palazzo Chigi sul patto e invece quanto ci ritroviamo dentro il decreto. Qua va sicuramente l'aspetto sulla scuola, sull'istruzione recuperata in chiave emendativa e predisporremo degli emendamenti. Bene le politiche agroalimentari e il recupero, diciamo così, di alcune sensibilità, la salute e la sicurezza, le assunzioni, ok, bisogna rafforzarlo questo tema. Bene,
Diciamo che questi Deve sono gli concludere. aspetti più importanti che volevamo bene, le misure straordinarie a sostegno degli studenti e anche delle scuole di specializzazione in medicina. Occhio che non può essere uno spot, perché ne troviamo spesso spot di questo tipo. Questi sono grosso modo i temi che vi volevamo evidenziare. Troverete nella nostra memoria una disamina molto più dettagliata rispetto ai limiti di questa chiacchierata con la Commissione. Vi ringraziamo. La ringrazio. Abbiamo per Will la dottoressa Ivana Veronese, segretaria confederale. Prego. Sì, un buongiorno a tutte e a tutti e grazie di questa audizione. Vi arriverà un documento molto più esaustivo dei punti che invece cercherò di trattare ora. Anche con questo decreto si cerca di dare supporto economico al sistema produttivo, occupazionale e sociale del Paese. Al tempo stesso, però, noi consideriamo il provvedimento insufficiente e non esaustivo ad affrontare le tensioni sociali, le disuguaglianze che continuano a crescere. La maggior parte delle misure prese una per una hanno obiettivi sostanzialmente condivisibili, ma il complesso degli interventi sembra mancare una visione strategica di insieme a lungo termine e soprattutto appare debole e poco incisivo. D'altronde, non più tardi di venerdì 28 maggio, assieme a CGIL e CISL, eravamo sotto la piazza Montecitorio per manifestare il nostro dissenso su una serie di misure e per chiedere delle risposte concrete al governo e al Parlamento per mantenere il blocco dei licenziamenti fino a fine ottobre, come dire, velocizzare la riforma degli ammortizzatori sociali per una soluzione alle tante crisi industriali e per chiedere misure straordinarie per contrastare gli incidenti sul lavoro. Ci sono gli ultimi dati INAIL che tutti noi vediamo, 366 denunce di infortunio mortale nei primi 4 mesi dell'anno. Questa è proprio una strage che non accenna a fermarsi. Quindi prevenzione, formazione e controlli sono le parole d'ordine che abbiamo messo al centro anche della piattaforma unitaria. Quindi chiediamo a tutte le istituzioni un patto per la salute e la sicurezza sul lavoro. E la misura contenuta nel decreto per interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro è una goccia nell'oceano, diciamolo. E grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori siamo riusciti ad ottenere la cancellazione e la possibilità di fare gare al massimo ribasso nella revisione del codice degli appalti. Per noi bisogna continuare su questa strada dal lavoro, dalla sicurezza, dal rispetto della vita, chiedendo rispetto dei contratti nazionali di lavoro e delle norme sulla sicurezza. E investendo chiaramente risorse importanti. E vogliamo continuare con il blocco dei licenziamenti, in quanto ci sembra insufficiente quanto timidamente previsto in materia di proroga del blocco dei licenziamenti dal decreto. Per questo chiediamo al Parlamento di modificare, di prevedere il blocco dei licenziamenti fino appunto a fine ottobre o quando ci sarà la riforma degli ammortizzatori e quando ci saranno effettive politiche attive, che ad oggi mancano nel nostro Paese. Per noi non basta, per scoraggiare i licenziamenti, introdurre una proroga non obbligatoria, ma condizionata alla richiesta di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Consideriamo invece molto interessanti gli interventi finalizzati ad evitare i licenziamenti attraverso il contratto di solidarietà, ma temiamo che i nuovi vincoli posti legati al fatturato impediranno alla misura di realizzare appieno i propositi che invece sono pienamente condivisibili, evitare appunto i licenziamenti. Riteniamo utile aver abbassato la soglia per l'utilizzo del contratto di espansione, ma se poi non prevediamo un supporto economico alle imprese più piccole che li aiuti a sostenere i costi molto pesanti delle operazioni di accompagnamento alla pensione, temiamo che non vi sarà molta domanda. Per questo riteniamo che bisogna varare misure che introducono subito una flessibilità più diffusa di accesso alla pensione a partire dai 62 anni, anche tenendo conto della diversa gravosità delle mansioni svolte. Per quanto invece riguarda la NASPI, la sola sospensione del décalage per 3 mesi fino al prossimo 31 dicembre sembra quasi una beffa per chi si troverà per un lungo periodo senza lavoro e con una forte e progressiva riduzione dell'indennità. Allo stesso modo, la nuova misura prevista per favorire il reinserimento dei disoccupati, il contratto di rioccupazione, pur condivisibile nella sua finalità, si caratterizza per la sua brevità. Sembra poco competitivo con misure simili e manca del necessario coordinamento con gli incentivi attualmente vigenti. È necessario inoltre rifinanziare anche il fondo per il sostegno al reddito del settore trasporto aereo, ancora in grande difficoltà. Le misure più incisive sono ancora una volta quelle dettate dall'emergenza ed è infatti apprezzabile la volontà di continuare a sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica,
attraverso ulteriori 4 mensilità del REM e l'erogazione di una nuova indennità una tantum in favore di lavoratrici e lavoratori stagionali e precari, che più di altri stanno pagando il prezzo di questa crisi. Positivo inoltre l'aver esteso la platea degli indennizi anche ai lavoratori del settore agricolo, dimenticati da parecchi mesi. Tuttavia segnaliamo la criticità della mancata proroga del REM per gli ex NASPI. Pur condividendo la necessità di realizzare una riforma organica in materia di politiche attive, siamo preoccupati che si dia inizio a questo processo attraverso il commissariamento dell'ANPAL, proprio nei mesi più cruciali di questa crisi pandemica, nei quali avremo necessità di un più efficiente ed efficace sistema di politiche attive per controbilanciare la fine del blocco degli licenziamenti e allo stesso tempo di accompagnare le profonde trasformazioni di un mercato del lavoro segnato dalla lunga fase di emergenza sanitaria. Tra l'altro, ricordiamo che siamo alla chiusura della vecchia programmazione e alla programmazione delle risorse europee della coesione. Passaggi così delicati per tutte le attività di programmazione, di formazione e di riqualificazione di lavoratrici e lavoratori necessitano di un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, che non c'è stato. Il decreto tiene poco conto della difficile situazione lavorativa delle donne, che rappresentano coloro che hanno subito nel corso dell'emergenza sanitaria le peggiori ripercussioni in termini occupazionali. A ciò si aggiunge che era atteso un intervento in materia di congedi parentali da rafforzare in termini di importo e durata, di cui non vi è traccia. Tra l'altro, voi sapete che siamo molto spaventati dallo sblocco dei licenziamenti, soprattutto per donne e giovani. Positive le misure di solidarietà alimentate e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione delle utenze domestiche e quelle per il contrasto della povertà educativa, anche se emerge ancora un'inadeguata visione di insieme e di lungo periodo. Sono condivisibili le misure che vanno a finanziare i servizi dei comuni, le agevolazioni della TARI, i ristori ai comuni per il mancato introito della tassa di soggiorno. Riteniamo, come più volte ribadito, che la fiscalità nel nostro paese necessiti di un intervento di riforma organico che fondi su principi di equità e progressività, riducendo la pressione fiscale a chi ha sempre fatto il proprio dovere con il fisco, lavoratori dipendenti e pensionati, che prima pagano le tasse e poi ricevono lo stipendio. Al contempo non è più tollerabile l'altissimo livello di evasione, un male endemico che sottrae costantemente risorse al nostro sistema, risorse fondamentali per sostenere la ripresa economica e sociale. Bene invece il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, anche se le risorse non ci sembrano sufficienti. Apprezziamo il rifinanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto dell'abitazione principale per le giovani coppie, anche se a nostro avviso andrebbero rivisti i criteri di accesso, consentendo anche ai giovani single di accedere a tale fondo. In merito alla proroga al 2022 dell'attuazione della Plastic Tax, riteniamo che debba essere avviato un confronto con le parti sociali al fine di meglio strutturare la misura, così come la nuova imposta non diventi deleteria per l'occupazione del settore. Condividiamo il finanziamento per l'abbattimento delle liste di attesa, ma occorre accelerare tutte le procedure per consentire l'accesso alla prevenzione, alla diagnostica, alle prestazioni e alle cure. Il ritardo con il quale siamo intervenuti ha comportato un forte criticità per la prevenzione e la tutela della salute di tantissime donne e uomini, che auspichiamo si possa sanare. Riteniamo però che l'incremento previsto a tale scopo per gli anni 21, 22 e 23 del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale non sia sufficiente a coprire numeri elevati di pazienti e possibili necessità future. Pertanto vanno aggiunte risorse. Avete a concludere. Accogliamo positivamente le risorse messe a disposizione per il reclutamento straordinario, per assicurare le prestazioni psicologiche e domiciliari e quindi garantire anche un sostegno alle famiglie. Occorre accelerare la riforma annunciata della medicina territoriale, aumentando i fondi ordinari della sanità nella prossima legge di bilancio e prevedere un piano di assunzioni straordinario che consenta di superare il precariato. Nello stesso tempo serve una svolta sullo stato sociale, universalità dei servizi essenziali, la presa in carico del sistema sociale di prossimità con un sostegno alle famiglie vulnerabili, una buona legge nazionale organica sulla non autosufficienza. Chiudo sulla scuola, riteniamo che quanto previsto nel decreto sostegno vada in contrasto con il patto della scuola appena sottoscritto, però su questo troverete qualcosa di più, come dire, con il tempo necessario nel documento che vi invieremo. Grazie. Grazie a lei. Passo la parola per UGL a Francesco Paolo Capone, segretario generale. Prego. Grazie per l'invito e cercheremo di stare nei tempi con un documento che comunque stiamo inviando alla Commissione.
L'avvento del governo Draghi ha portato l'avvicendamento alla guida della struttura commissariale. Il passaggio di consegne fra Arcuri e il generale Figliuolo ha imposto una profonda revisione del programma vaccinale, rispetto al quale si è passati da un'ipotesi di pochi e selezionati hub modello Primula ad una capillarizzazione che ha permesso di moltiplicare gli spazi a disposizione, raggiungendo così, una volta ottenute le dosi necessarie, lo standard delle 500.000 inoculazioni quotidiane, che è stato anche in questi giorni superato. Benché quindi non risolta definitivamente, si guarda all'emergenza sanitaria con rinnovata fiducia. E gli investimenti sui vaccini, sulla sperimentazione, sulle cure, sulle dotazioni infrastrutturali e sulla formazione del personale dedicato stanno infatti dando i frutti sperati, con il conseguente alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere che possono tornare a occuparsi anche delle altre patologie. È in questo percorso che si inserisce quindi il presente decreto-legge che, come gli altri che si sono succeduti a partire da marzo dello scorso anno, prova a dare una risposta coerente a un'emergenza che è sociale e occupazionale, superata quella ovviamente sanitaria. È indubbio che il decreto Sostegni Bis rappresenta un salto di qualità anche su questo versante, sia per le risorse stanziate, oltre 15 miliardi di euro, che per la revisione delle modalità di calcolo di quanto spettante, con l'introduzione di un meccanismo alternativo e incentrato sulla media del mese. Si segnala la necessità di un chiarimento per alcune categorie in materia di accesso ai contributi a fondo perduto, già previsti dal decreto 41. L'Agenzia delle Entrate, infatti, valuta il calo del fatturato sul versamento IVA, escludendo da questo calcolo alcune categorie, come per esempio gli intermediari del credito, che sono esen IVA e che hanno comunque registrato perdite importanti sul loro imponibile. Riteniamo apprezzabile il sostegno erogato a favore di determinati settori particolarmente colpiti, dal turismo al tessile, fino ad arrivare al mondo dello sport. Sull'accesso al credito e sulle problematiche connesse alla liquidità delle imprese, oggetto del titolo secondo del provvedimento, è utile una riflessione complessiva, in quanto si tratta di aspetti che la pandemia ha accentuato e non certo generato. E anche in vista dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la possibilità per le imprese private di accedere al sistema bancario per ottenere finanziamenti utili a supportare il processo di digitalizzazione e ammodernamento del paese è di vitale importanza. Scusate, in tale contesto, quindi, il potenziamento della garanzia dello Stato è la condizione minima da perseguire con convinzione e costanza, in quanto è in gioco il futuro di centinaia di migliaia di micro e piccole imprese, che sono quelle che hanno più difficoltà, ovviamente, ad aggiornare le loro linee di produzione e che sono localizzate spesso nel Mezzogiorno, dove peraltro l'accesso ai finanziamenti bancari, per una serie di ragioni diverse che tutti conosciamo, è più complesso e mediamente più costoso. Invece, rispetto agli interventi in materia di salute contenenti nel decreto 73, 1. La partecipazione alle iniziative internazionali di contrasto alla diffusione del Covid, come dice l'articolo 28, risponde sicuramente a un condivisibile criterio di equità sociale, oltre che all'esigenza di evitare una pericolosa diffusione di varianti del virus. 2. Lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico rappresenta un primo tassello sul cammino verso una maggiore indipendenza del nostro paese, come l'articolo 30 ci ricorda, e 3. Il finanziamento del fondo per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto degli dispositivi di protezione, articolo 32, si rende necessario, stante il perdurare delle regole di contenimento della diffusione del Covid. Ultimo punto è il potenziamento dei servizi ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Citato nell'articolo 33, risponde sicuramente a una problematica evidenziata da diversi studi circa gli effetti negativi della didattica a distanza e della riduzione della socialità, soprattutto nelle giovani generazioni. Il successivo titolo quarto, relativo alle disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, si presta a una serie di osservazioni che sinteticamente possiamo così rappresentare. Il riconoscimento di ulteriori 4 mensilità di reddito di emergenza all'articolo 36. La sterilizzazione del decalage, come è stato già ricordato, della NASPI dell'articolo 38, la proroga dell'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e delle altre categorie indicate nell'articolo 42, e l'indennità per i collaboratori sportivi, articolo 44, rispondono sicuramente nel loro complesso ad una logica emergenziale condivisibile e apprezzabile nei contenuti e nelle modalità. Da capire, rispetto alle singole misure, la congruità di quanto stanziato rispetto all'evoluzione della pandemia. Le risorse, infatti, potrebbero non essere sufficienti nel caso in cui la campagna vaccinale dovesse segnare il passo sia sul versante delle inoculazioni, sia soprattutto rispetto alla durata della copertura, di cui ancora non siamo,
non siamo punti certi, ovviamente. È da registrare invece con favore l'estensione delle misure di sostegno ai lavoratori somministrati, anche se è necessario un ulteriore sforzo che consenta forme di integrazione al reddito anche per la vasta platea dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in molti casi con contratti in essere ma sospesi a causa della pandemia. L'allargamento della platea delle aziende che possono ricorrere al contratto di espansione, articolo 39, pure questo già citato da altri colleghi, e l'istituzione in via eccezionale del contratto di rioccupazione, articolo 41, sono due strumenti sicuramente utili per gestire da una parte gli esuberi strutturali e dall'altra la ricollocazione del personale in eccedenza, privo dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione nell'arco di tempo indicato. Il contratto di rioccupazione, però, potrebbe avere un impatto molto limitato in ragione del fatto che si tratta di uno strumento con una portata temporale estremamente ridotta, compresa tra il 1° luglio e il 31 ottobre del 2021. Sarebbe utile in questo senso una interlocuzione con la Commissione europea al fine di superare, perché noi crediamo che siano lì i vincoli, a superare questi vincoli che ne impediscono la sua estensione in un periodo più lungo. L'elemento chiave del contratto di rioccupazione è nel progetto individuale di inserimento che dovrebbe appunto favorire la riqualificazione della persona. Sul versante degli ammortizzatori sociali, invece, l'articolo 40 introduce delle nuove disposizioni che vanno ad integrarsi con le precedenti. L'ipotesi di ricorso alla cassa integrazione straordinaria per la durata di 26 settimane senza applicazioni di addizionali appare condivisibile, in quanto permette alle imprese di avere dei margini di manovra significativi e soprattutto dovrebbe scongiurare nell'immediato il rischio di licenziamenti collettivi e individuali, ma da valutare con estrema attenzione il requisito della perdita di fatturato il primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, in quanto non tiene conto delle stagionalità delle attività produttive e il limite di spesa di 557,8 milioni di euro che potrebbe non essere sufficiente per coprire comunque questo intervento. Tornando alla questione del blocco dei licenziamenti, è di tutta evidenza che senza il potenziamento delle politiche attive il rischio principale è quello di far scivolare un'intera generazione di lavoratori e di lavoratrici nella disoccupazione di lunga durata, con costi per la collettività di ordine che abbiamo stimato intorno ai 500-600 milioni di euro al mese in più rispetto all'ordinario, per almeno 2 anni, con peraltro un impatto sul singolo e sulla società di livello devastante. Si è davanti a una partita estremamente delicata, in quanto già oggi si registra un progressivo distacco fra gli insider, i lavoratori più protetti e gli outsider, quelli che pure prima della pandemia erano maggiormente esposti alla fluttuazione dell'economia. Sempre relativamente al titolo quarto, osserviamo che la proroga della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, articolo 45, si rende necessaria visto il perdurare della crisi. Che gli interventi sui centri per l'impiego e sull'ANPAL, articolo 96, rappresentano un tassello importante ma non risolutivo, che lo stanziamento di risorse per la realizzazione del Piano Nazionale per le Scuole dei Mestieri, interessanti, articolo 48, e che da ultimo gli interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza dei luoghi di lavoro, articoli 50, debbono essere accompagnati dalla ripresa del tavolo di confronto sul tema tra governo e parti sociali, e questo veramente sta diventando l'emergenza nell'emergenza. Tra le misure che potrebbero trovare spazio in questo provvedimento urgente va annoverata anche la riforma del decreto 509 del 94, che è la norma che regolamenta le casse di previdenza private e privatizzate, che gestiscono la previdenza di 1.600.000 professionisti. La pandemia ha minato in maniera grave la sostenibilità dell'economia delle casse a medio termine, già in molti casi compromessa, e c'è un rischio di un collasso che travolgerebbe gli iscritti, avvocati, notai, architetti, agenti di commercio, ragionieri, geometri, solo per citare le categorie più importanti, e il personale del comparto. La gravissima situazione dell'INPGI, in particolare la cassa dei giornalisti e di cassa geometri, rischia di essere solo l'inizio di un effetto domino in questo settore. La invito a concludere. Una riflessione importante da fare anche in ordine al peso sostenuto dagli enti territoriali, soprattutto dai comuni, nella fase più acuta della pandemia. Il titolo 5 contiene sicuramente delle misure condivisibili, quali l'incremento del fondo per il trasporto pubblico locale, il riconoscimento e il contributo per gli interventi di solidarietà alimentare e il sostegno alle famiglie, e in particolare anche quello per l'affitto, e l'incremento del fondo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno. Il tutto però non è sicuramente sufficiente, occorre un intervento strutturale che guardi alla sostenibilità dei bilanci, ma anche che rafforzi la dotazione organica degli enti locali, riaprendo ovviamente la possibilità di assunzioni, pena le mancate erogazioni dei livelli essenziali delle prestazioni ai cittadini.
L'esperienza dello scorso anno si riflette nella definizione degli interventi che registrano l'articolo 6 del provvedimento, quello relativo ai giovani, alla scuola, alla ricerca. Tra le diverse misure introdotte, particolarmente necessaria appare quella relativa all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione a ruolo del nuovo personale. Dopo oltre un decennio di blocco del turnover, pur con percentuali variabili e l'introduzione di parametri sempre più stringenti sulla spesa del personale in rapporto all'entrata, larga parte della pubblica amministrazione presenta un deficit di organico e di competenze, soprattutto con l'aggravante di non riuscire a effettuare i concorsi, anche a causa delle norme restrittive contro la diffusione del Covid. Una situazione Concluda. paradossale che potrebbe essere, sì, concludo, che potrebbe essere superata con un emendamento specifico del presente decreto legge. Diciamo che in conclusione possiamo dire che in termini metodologici è utile che le risorse messe in campo con il presente decreto legge e le eventuali convenienze da un altro monitoraggio dei precedenti provvedimenti urgenti, benché finalizzate alla gestione dell'emergenza, siano poste in stretta correlazione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con lo strumento dell'accordo di partenariato settennale 2021-2027. Tutto questo potrebbe permettere di valorizzare gli investimenti sul capitale umano e sulla competitività delle imprese in un contesto di interventi e progetti sia a breve che a lungo termine. Vi ringrazio per l'attenzione e scusate se ho rubato qualche minuto in più. Grazie a lei. Ha chiesto intervenire l'onorevole Trancassini, Fratelli d'Italia. Prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare i rappresentanti sindacali che sono intervenuti per appunto l'apporto e le proposte, la loro analisi. Una brevissima considerazione e una domanda. La brevissima considerazione, se posso sintetizzare anche alla luce di alcuni passaggi di alcuni di voi, è che anche in questo decreto la visione della ripresa la metteremo nel prossimo. Cioè, mi pare che si prosegua sulla stessa lunghezza d'onda, sullo stesso binario dei precedenti decreti e non si ravvisa quella visione che può dare più marcatamente speranza di ripresa della nostra nazione. Alla luce di queste anche vostre considerazioni, a me sembra che il decreto sia carente da un punto di vista soprattutto delle politiche attive. Noi abbiamo proposto nei giorni scorsi un ordine del giorno per cercare di avviare la discussione ora per allora, relativamente appunto a quando tutto questo sarà terminato, cioè un abbattimento del costo del lavoro, una premialità nei confronti di, o almeno una premialità nei confronti di quelle imprese che si assumeranno la responsabilità di mantenere lo stesso numero di forza lavoro. Perché quello che ormai è chiaro a tutti quanti noi è che sicuramente il mondo che troveremo alla fine di questa pandemia sarà un mondo nella quale le nostre imprese non potranno, con diciamo, i riferimenti, con le regole di ingaggio precedenti, non potranno o sopravvivere o, nella migliore delle ipotesi, sopravvivere, ma non avere lo stesso numero di occupati. Ecco, noi crediamo, e questa è la domanda che faccio a voi, che una politica seria, anche insomma, da tutti i punti di vista, debba prevedere già oggi una politica di riduzione del costo del lavoro e anche o soltanto una premialità nei confronti di quelle imprese che oggi giocano la partita difficilissima della sopravvivenza, ma che domani giocheranno quella ancora più difficile di proseguire nella propria attività, sperando di farlo con lo stesso numero di dipendenti. Crediamo che sia questo il momento e crediamo che anche questo decreto debba essere l'occasione. Volevo sapere se condividevate questa preoccupazione e questa, diciamo, impostazione. Grazie. Grazie a lei, non vedo ulteriori interventi, quindi do la parola alla dottoressa Fracassi per la CGIL per la replica e poi a seguire gli altri. Prego. Ma sarò rapida. Io penso questo. È evidente che il decreto si innesta nel quadro complessivo dei decreti ristori che abbiamo messo in campo come paese nell'ultimo anno e mezzo. Ha le stesse caratteristiche che per tutta una serie di misure. La domanda che ci viene fatta, come dire, ha alcuni elementi che voglio puntualizzare. Cioè, noi abbiamo due
due sfide, io credo. Quello di collegare in maniera più forte, la dico così, il nuovo piano di investimenti contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con le risposte all'emergenza. Ci troviamo in questa condizione, lo voglio dire all'onorevole, da circa un anno e mezzo, cioè il tenere questo doppio registro. Quindi da un lato crediamo che sia assolutamente necessario continuare a proteggere, anche perché non soltanto non è finita, come veniva giustamente ricordata, la pandemia, ma anche perché noi abbiamo bisogno di rimettere, dobbiamo ricordarci che non stavamo esattamente benissimo nella fase pre-pandemia, cioè il problema dell'impoverimento del lavoro, il problema della disoccupazione giovanile e femminile e la scarsa crescita era un tema che avevamo anche prima, quindi il quadro deve essere tenuto insieme, no? La pandemia ha accelerato. Allora, quali misure? Io credo che il lavoro si crea soltanto con gli investimenti, perché ulteriori elementi di sgravio, se volessimo fare un elenco, ne potremmo trovare di tutti i generi, di tutte le specie nei provvedimenti messi in campo. Ecco, io credo che a questo punto dovremmo invece pensare a intraprendere una strada diversa. Penso che sicuramente dovremmo rafforzare tutte quelle misure e tutte quelle condizionalità, lo dovrete fare voi, mi permetto di dirlo, ai parlamentari, perché tra qualche giorno credo arriverà il cosiddetto decreto governance e semplificazioni. Allora lì c'è un tema che anticipo, che si chiama condizionalità rispetto alla creazione di lavoro. Allora io penso che, per esempio, proprio ragionando delle prossime risorse europee, ci sono questi passaggi, queste condizionalità vadano rafforzate. Questo da un lato. Dall'altro, credo che sia utile mettere in campo un piano straordinario di occupazione pubblica e privata. Abbiamo necessità sul versante pubblico, tutti lo hanno ricordato, è inutile che vi stia a raccontare quelli che sono i dati che credo siano noti a questo Parlamento, le fuoriuscite nel prossimo biennio, la necessità di dare risposte alle reti di cittadinanza, a partire da sanità e istruzione, oltre che per garantire la messa a terra degli investimenti del PNRR, ricordo che c'è anche da rafforzare ovviamente gli enti territoriali regionali. Quindi un piano di occupazione pubblica e un piano di occupazione privata, tenendo dentro ovviamente e usando, tra virgolette, quelle risorse che l'Europa mette a disposizione. Di questo abbiamo bisogno per dare una risposta oggi, direi, al dato drammatico della disoccupazione giovanile e femminile e agli effetti economici che la pandemia inevitabilmente determinerà nei prossimi anni. Oggi ci concentriamo, perché questo è il tratto del decreto, sull'emergenza. Io prendo 30 secondi, c'è un elemento che vorremmo maggiormente rafforzare, e cioè quel collegamento e quella visione lì sì che manca con nuove politiche industriali. Vi consegniamo questo tema, l'abbiamo sempre fatto in questi mesi, perché pensiamo che il rafforzamento delle filiere industriali, proprio ragionando delle nuove risorse europee, sia un tema da, come dire, assumere come Parlamento. Qui non c'è una discussione spesso ideologica tra ruolo dello Stato e del mercato, ma c'è la necessità di coordinare maggiormente gli interventi sul versante, diciamo, delle politiche industriali di sviluppo. Io credo che questo tema sia un tema che dovrebbe interessare anche il dibattito parlamentare. La ringrazio. Do la parola per CISL per la risposta al dottor Ignazio Ganga, segretario confederale. Prego. Come avete visto, noi abbiamo molto insistito sui temi del lavoro, perché i temi del lavoro sono centrali e perché comunque sia riteniamo sia un errore ancora prima che parta il PNRR abbassare la guardia sulle tutele, anche perché con 1 milione di posti di lavoro persi e con il rischio di perderne, gli analisti più accorti dicono dai 500 ai 600 mila, non vorremmo che gli investimenti del PNRR non ingenerassero quegli effetti positivi sin dal primo anno della loro attuazione che invece noi vorremmo
che avessero. E non è un caso che giovedì a Palazzo Chigi questo aspetto l'abbiamo ribadito al governo, tenendo presente che questo è un tempo in cui il valore aggiunto per realizzare le politiche che si stanno mettendo in campo, politiche emergenziali ancora per un po' di tempo e investimenti, passa per la capacità che ci sarà tra sociale organizzato e istituzioni di confrontarsi. Non è una cosa di poco conto quello che è avvenuto 3 giorni fa sul superamento del massimo ribasso. Sugli appalti e sulla rivisitazione del subappalto in termini normativi. Significa che si prende atto che un negoziato sistemico può aiutare il paese in una fase molto delicata. Ora, i temi del lavoro non sono, a nostro parere, dei temi su cui ci sembra ci sia questa volontà di evitare questo vulnus che invece col tema dei licenziamenti viene fuori. Ecco che allora, come diceva la collega, mettere in sinergia il piano degli investimenti con le risposte all'emergenza, non dando per scontato che la pandemia è lì per finire, è fondamentale. Per cui questo approccio alla contrordine, compagni, è tutto finito e si può ripartire. A noi preoccupa molto, perché non è un dato scontato che domani mattina parta la crescita e lo sviluppo. Ora, sbagliare i passaggi è pericolosissimo. Ecco che allora, mentre col Parlamento noi riscontriamo un confronto sistemico e adeguato, va rafforzato maggiormente questo ragionamento con il governo, e anche in temi di governance e di governance sul PNRR ci aspetteremo qualcosa di più rispetto a quanto invece non abbiamo riscontrato nel decreto sulle semplificazioni. Quindi un invito al Parlamento, per quanto sia improprio invitarlo il nostro Parlamento, perché mi sembra abbastanza sul pezzo su questi temi, affinché queste debolezze sul lavoro in particolare, ma io vi faccio notare, sono dovuto andare un po' troppo velocemente sulla sanità, che il tema della sanità è ancora abbastanza appeso a prescindere dalle misure. E se voi vedete, le assunzioni in sanità sono tutte non stabili, e sono ancora gravate dal limite di spesa per le assunzioni ancora vigenti, vale a dire la spesa del personale del 2004 ridotta dell'1,3, o in alternativa la spesa del personale al 2018 come stabilito dal decreto Calabria del 2019. Ecco, queste sono criticità gravi che ci sono all'interno di meccanismi che invece ci siamo accorti debbono accompagnare la ripresa del sistema del paese, la pubblica amministrazione, il rafforzamento degli enti locali e le grandi infrastrutture sociali, sulle quali, ribadisco, riscontriamo fortissime incongruenze sui temi del decreto, che non riscontrano quanto invece è stato sottoscritto a Palazzo Chigi. Grazie. Grazie a lei. Passo la parola per Will per la replica alla dottoressa Ivana Veronese, segretaria Sì, confederale. Prego. allora innanzitutto noi dobbiamo pensare che ci sono già tante persone che sono state licenziate perché le aziende hanno chiuso e ce ne saranno che verranno licenziate. I tempi del licenziamento dipendono da quello che deciderà il Parlamento anche sulla conversione di questo decreto. Il tema di fondo è che noi a queste persone che vengono licenziate si trovano senza posto di lavoro. Non offriamo niente, le lasciamo abbandonate a se stesse. Ci sono donne e uomini che dovranno riconvertirsi completamente, rigenerare le proprie competenze, e noi non abbiamo nessunissimo sistema di politiche attive e di formazione che è stato messo in campo. Quindi, certo, servono incentivi per le imprese che assumono, ma dall'altra parte, se noi non investiamo
su formazione e politiche attive, anche, noi l'abbiamo già detto in altre occasioni, anche finanziando i fondi interprofessionali per la formazione continua e aprendoli anche ai disoccupati, cosa che oggi non sono aperte e di certo non possono farlo con le risorse proprie, perché servirà un piano emergenziale anche per la formazione di queste lavoratrici e lavoratori che dovranno reinventarsi ed oggi sono abbandonate. Tra l'altro, quello che ci preoccupa in questa riforma della governance di ANPAL, per così come è stata presentata, è proprio che questa riforma, e che sappiamo che quando si riformano le cose, seppur sulla governance di ANPAL da tempo le organizzazioni sindacali chiedevano una revisione, ma di fatto in questo momento abbiamo la preoccupazione proprio che rallenti i processi delle politiche attive e siamo preoccupati che rallenti anche quanto su politiche attive e altro diciamo viene dato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle misure dei fondi strutturali europei, dei fondi di coesione, sia quelli passati che quelli futuri. Quindi siamo molto preoccupati a questo punto di vista. C'è poi tutto il tema del pubblico impiego, anche delle assunzioni. Noi riteniamo che se non ci sono, e c'è stato fatto il patto della pubblica amministrazione da poco, ne siamo molto contenti, vanno formati i lavoratori, aggiornati i lavoratori attuali, ma vanno fatte quelle assunzioni necessarie ad una pubblica amministrazione efficiente ed efficace che ad oggi è impossibile ci sia, perché numericamente, come dire, non regge. Se non c'è una pubblica amministrazione efficiente e efficace non ci sarà sviluppo, perché tutto sarà bloccato da una pubblica amministrazione che oggi non è nelle condizioni di dare risposte appunto veloci alle imprese e ai cittadini. Grazie. Grazie a lei. Do la parola per UGL al dottor Francesco Paolo Capone, segretario generale. Prego. Sì, buongiorno, intervengo io, Fiavo Bitti. Velocemente, chiaramente le preoccupazioni dell'onorevole Trancassini sono le stesse che abbiamo anche noi. Io vorrei ricordare che già in occasione della discussione della legge di bilancio per il 2020, e quindi parlo di ottobre del 2019, noi proponemmo un grande piano di formazione sia per il personale in servizio sia per disoccupati, perché già allora noi osservavamo un progressivo scivolamento verso l'inattività, progressivo scivolamento che chiaramente la pandemia sta accentuando in maniera particolare. Purtroppo il fenomeno dei NEET rischia di coinvolgere non soltanto i figli ma anche i genitori, visto le difficoltà di rioccupazione. Crediamo anche che sia necessario un grosso piano di assunzioni nella pubblica amministrazione, enti locali, sanità, io aggiungerei anche sicurezza. È chiaro che l'età media è molto alta, è difficile oggi immaginare come, vista l'età media superiore abbondantemente ai 50 anni, possa essere garantito per esempio un servizio in strada da parte delle forze dell'ordine. È chiaro che c'è molto da fare, verosimilmente già la prossima settimana magari potremmo discutere del decreto semplificazioni. Io vorrei soltanto ricordare, come già è stato ricordato qualche giorno fa in audizione, quello che per esempio sta succedendo con il bonus, con il super bonus al 110%. Una norma sicuramente utile, una norma molto interessante, che però causa appunto delle complicanze sotto l'aspetto procedurale, non sta dando i risultati che potrebbe avere. Quindi è chiaro che c'è molto da fare. È necessario uscire da questa logica emergenziale, o quantomeno ricondurre questa logica emergenziale all'interno di un programma strutturato di ripresa del paese. Grazie. Grazie a lei. Non ci sono ulteriori interventi, quindi chiudo questa sessione di audizioni. Ringrazio gli auditi e attendiamo, se qualora lo riterrete opportuno, farci pervenire dei contributi scritti. Quindi chiudiamo questa audizione e partiamo. Buon lavoro. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro, grazie.
all'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del decreto legge numero 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Avverto che, in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità, che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi siano obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Prendono parte alle audizioni del direttore generale Francesco Mariotti, direttore affari legislativi Antonio Matonti, Alessandro Fontana del Centro Studi Confindustria e Simona Finazio, direttore rapporti istituzionali. Do quindi la parola al direttore generale, dottoressa Francesca Mariotti. Gentile Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per l'audizione odierna che è l'occasione per un confronto sugli strumenti messi in campo e sulle prospettive di metodo per i prossimi mesi. Anche alla luce dei dati macroeconomici è necessario a nostro avviso avviare una vera e propria continuità costruttiva rispetto alle misure emergenziali per sostenere la ripresa e rafforzare la competitività con politiche di più ampio respiro. Dopo il crollo del PIL nel 2020, il 2021 è iniziato debole. La contrazione ha riguardato sicuramente maggiormente i servizi, mentre l'industria ha mostrato una buona tenuta con la produzione aumentata dello 0,9% nel primo trimestre ed attesa in espansione anche nel secondo. Per il trimestre in corso e per il prossimo, la spesa delle famiglie è attesa a ripartire. Non v'è dubbio che la pandemia ha modificato i comportamenti di acquisto, però è anche vero che 26 miliardi di risparmio accumulato rappresentano sicuramente una buona dote per il 2021. Sul fronte degli investimenti, invece, il miglioramento dell'economia atteso, nonché le risorse del PNRR sicuramente alimenteranno la propensione delle imprese dopo il blocco registrato lo scorso anno. Rimangono sicuramente diversi problemi su cui Confindustria nei mesi scorsi ha avanzato delle proposte e anche per sostenere ovviamente il potenziale di crescita. Questo decreto risponde almeno in parte ad alcune di queste istanze, penso soprattutto alla proroga della moratoria, all'allungamento da 6 a 10 anni dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti, alla proroga fino al 31 dicembre 2021 del regime speciale di intervento del fondo di garanzia per le PMI, alle modifiche delle procedure di recupero dell'IVA per i crediti commerciali non riscossi, all'innalzamento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari, al rifinanziamento delle misure per l'export, all'introduzione di un credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca dei farmaci innovativi, nonché al rinvio della plastic tax al 1 gennaio del 2022. Così come anche in tema di ristori, il decreto per la prima volta, come avevamo anche suggerito, quantifica il ristoro non più e non soltanto sulla perdita dei fatturati, ma anche facendo riferimento ai costi delle imprese. Prima di alcune valutazioni più puntuali, due questioni preliminari. La prima questione attiene al metodo utilizzato per la definizione di alcuni interventi. Non v'è dubbio che le soluzioni per i problemi attuali richiedano un costante confronto con le forze economiche e sociali, e questo presuppone chiarezza dei rapporti per evitare incertezze e gestire anche in maniera efficace le transazioni. Eppure non posso non sottolineare che alcuni interventi, specie quelli in tema di blocco di licenziamenti, sicuramente sono stati incoerenti rispetto a questo approccio. Il blocco dei licenziamenti rappresenta un unicum, un'eccezione nel panorama europeo e ove protratta questa misura sicuramente ostacola i processi di riorganizzazione e di riallocazione dei lavoratori tra imprese con conseguenti effetti negativi sul mercato del lavoro e quindi anche sulle stesse assunzioni. Peraltro, osservando quello che accade al di fuori dei nostri confini, nei paesi europei che non hanno adottato il blocco dei licenziamenti, notiamo che non vi è un aumento dei licenziamenti stessi, e questo grazie soprattutto a sistemi efficaci di ammortizzatori sociali e alle misure della liquidità.
Il blocco peraltro dovrebbe non essere più operativo in una fase di espansione dell'economia e pertanto le prospettive occupazionali sono sicuramente buone. Stupisce invece che da più di un anno non facciamo altro che fossilizzare il dibattito pubblico su questo intervento, quando invece è urgente e direi non più rinviabile una riforma degli ammortizzatori sociali, rilanciare le politiche attive e soprattutto, consentitemi di sottolinearlo ancora una volta, incidere significativamente sulla formazione professionale per rispondere alla domanda di competenze che spesso non sono reperibili e su cui le imprese invece sono pronte ad assumere. La seconda questione attiene al funzionamento di alcuni strumenti di intervento, poiché molte delle misure sono soggette all'autorizzazione comunitaria da parte appunto della Commissione europea e quindi ci auguriamo che l'interlocuzione con la Commissione sia già partita proprio per evitare ulteriori rallentamenti. Analogamente non possono registrare ancora una volta un significativo ricorso ai decreti attuativi, anche questo ovviamente rischia di rallentare alcune misure. Vengo alle singole misure, in particolare parto dal contributo a fondo perduto. Confindustria avevamo sottolineato già in costanza in occasione del decreto sostegni la necessità di adeguare il contributo, come dicevo, non solo alla perdita di fatturato ma anche ai costi fissi. In effetti questo provvedimento agisce in questa direzione, ma è un intervento che è, come dicevo, soggetto all'autorizzazione comunitaria nonché a provvedimenti attuativi e questo rischia di rallentare l'operatività e quindi l'efficacia. Sono comunque positivi gli altri interventi su alcuni costi fissi, come il credito d'imposta per i canoni di locazione d'affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021, l'esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, la proroga sulla riduzione degli oneri sulla bolletta elettrica. Riguardo alla fiscalità locale, una chiosa credo che sia assolutamente necessaria e soprattutto un invito al Parlamento, poiché non è bastata una direttiva comunitaria, un regolamento attuativo, nonché una circolare adottata di concerto tra dal Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero della Transizione Ecologica che possono, diciamo che sono totalmente disattese da molti comuni senza conseguenze giuridiche e politiche. Questo è sicuramente un esempio che deve essere stigmatizzato perché ovviamente non rappresenta certo un buon viatico per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Utile sicuramente il rinvio della plastic tax al 1 gennaio 2022, ma anche su questo non posso ricordare che Confindustria ribadisce la necessità di una completa eliminazione dell'imposta. Sempre sul fronte degli investimenti, sicuramente molto utile anche l'intervento che accelera la fruizione del credito d'imposta ex superammortamento e ci auguriamo che questo possa rappresentare un primo passo per interventi migliorativi su queste misure, primo fra tutti quello della cedibilità della bancabilità dei crediti d'imposta. Sulle misure relative alla liquidità e alla patrimonializzazione. Anzitutto non posso non ricordare che vi è stato un vero e proprio crollo del cash flow e che si è assottigliato in quasi tutti i settori. Cito ad esempio l'abbigliamento da 2,7 miliardi di euro nel 2019 al meno 1, miliardi nel 2020. Senza misure adeguate questa forte contrazione del cash flow rischia di portare all'insolvenza, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza di molte imprese che pur avevano bilanci sicuramente solidi prima della pandemia. Il crollo del cash flow peraltro per l'industria è particolarmente acuito da una impennata generalizzata con picchi sicuramente maggiori in alcuni comparti delle materie prime, nonché da un aumento se non addirittura a volte una scarsità di reperimento proprio dei container.
Il secondo problema riguarda ovviamente molto legato al primo, perché la maggior ricorso all'indebitamento bancario ha sicuramente sostenuto nelle fasi più critiche alcune imprese, ma questo sta incidendo sulla struttura finanziaria e quindi riteniamo che occorra continuare con misure a sostegno della liquidità almeno fino a quando i fatturati non avranno ripreso slancio e la loro ripresa non sarà consolidata. Ho già fatto cenno ad alcune misure positive, mi concentrerò su alcune, prima fra tutte, come dicevo, l'allungamento da 6 a 10 anni della restituzione dei debiti emergenziali. Questa è una misura sicuramente cruciale, poiché proprio a fronte di una riduzione di cash flow potrà in qualche modo liberare spazio per effettuare nuovi investimenti. Quindi ci auguriamo che l'autorizzazione comunitaria arrivi in tempi rapidissimi, così come segnaliamo l'urgenza anche di tornare sostanzialmente ad incidere in Europa per una modifica del temporary framework che consenta un allungamento ulteriore dei tempi di restituzione dei debiti, dei prestiti garantiti. Devo altrettanto, come dire, stigmatizzare positivamente che per le nuove operazioni del fondo delle PMI e delle mid cap, anzi qua negativamente, perdonatemi, che la percentuale di copertura è stata ridotta dal 90 all'80%, e altrettanto negativa è sicuramente la misura che per le mid cap con un numero di dipendenti inferiore a 250 non consente più l'accesso alla garanzia gratuita del fondo, ma queste imprese potranno solamente accedere alla garanzia SACE, e si tratta questo ovviamente di una previsione negativa. Era uno degli interventi più apprezzati del DL liquidità, peraltro questo intervento opererà anche nei confronti delle operazioni che alla data di entrata in vigore del decreto erano state presentate al fondo ma non sono state ancora deliberate, quindi sicuramente con un effetto, passatemi, un po' retroattiva, che contraddice le elementari esigenze di certezza giuridica. Sicuramente positivo l'incremento di 1 miliardo del fondo di liquidità per il pagamento dei debiti della PA, in quanto contribuisce all'ulteriore smaltimento dei debiti maturati nei confronti del settore privato. Con riguardo invece alle misure relative alle patrimonializzazioni, riteniamo che quelle che sono state introdotte, penso ovviamente alla proroga delle misure per operazioni di merger acquisition, nonché diciamo il rafforzamento dell'ACE per gli incrementi verificatisi nel 2021, non siano di impatto determinante per le imprese e soprattutto nella particolare fase economica in atto, probabilmente sarebbero state più opportune degli interventi di maggiore impatto, come ad esempio la compensazione integrale delle di fiscali o meccanismi di carry back, nonché l'introduzione di un incentivo fiscale vigoroso per le imprese che aumentino il proprio capitale e per i privati che investono in tali imprese. Mi avvio a concludere ritornando sul capitolo lavoro. L'Istat, qualche dato di contesto credo che sia utile per inquadrare meglio le nostre argomentazioni. L'Istat ha stimato un calo di 896.000 occupati da febbraio 2020 a marzo 2021, meno 3,9%. Tra febbraio e dicembre 2020, 350.000 lavoratori, principalmente a tempo determinato, sono assenti o in CIG da almeno 3 mesi. Cioè, degli 896.000 appunto occupati o meno, 350.000 lavoratori hanno formalmente un posto di lavoro, ma sono sostanzialmente in cassa integrazione. Si tratta quindi di lavoratori che avranno una probabilità più bassa di essere integrati e per questi sarebbe stato cruciale associare alla cassa integrazione la formazione, come peraltro è accaduto in altri paesi e come avevamo anche suggerito. Questo proprio per accrescere il loro potenziale
potenziale di competenze e renderli più occupabili. L'utilizzo della cassa integrazione, peraltro non riassorbita, segnala eccessi di manodopera in alcuni settori ed è quindi necessario consentire una transizione lavorativa da settori e imprese in difficoltà verso settori e imprese in crescita. Formazione e riqualificazione sono quindi ancora più decisive per adeguare le competenze alla forte accelerazione nell'utilizzo delle tecnologie digitali che si stanno registrando in tutti i settori. Segnalo solamente a titolo di esempio che sono raddoppiati gli investimenti in server cloud e postazioni di lavoro virtuali e questo raddoppio ha coinvolto il 27% delle imprese, così come sono aumentati gli investimenti in software per la gestione condivisa di progetti che coinvolge il 19% delle imprese. Vanno quindi adeguate le competenze dei lavoratori e questo di tutti i lavoratori che altrimenti rischiano di non essere in grado, specie quelli che sono appunto in cassa integrazione, di riprendere il lavoro che avevano prima della crisi. Il decreto sostegni invece risulta ancora connotato invece da una visione emergenziale, perché non vi è alcuna prospettiva di riforma organica delle politiche attive del lavoro e consentitemi una battuta, cerca un po' di rattoppare criticità laddove servirebbero invece riforme che si sarebbero dovute approvare secondo noi ormai un anno fa e ciò porta all'introduzione di misure inefficaci se non addirittura del tutto inutile. Il decreto introduce questo intervento che è basato su cassa integrazione guadagni, contributo addizionale e sul divieto di licenziamento dal 1° luglio. Noi riteniamo che questo costituisca un pericoloso precedente perché si introduce il blocco di licenziamenti per cui utilizza la cassa integrazione, ma si dispone quale contropartita al blocco la mera sospensione del versamento del contributo addizionale dovuto per la cassa. Se proprio la cassa doveva essere gratuita, allora sarebbe stato quantomeno opportuno sospendere anche l'obbligo di versamento alla contribuzione ordinaria dovuta per la cassa integrazione delle imprese soggette a questa ulteriore limitazione. Sicuramente come primo segnale nella direzione del sostegno alle transizioni occupazionali registriamo l'ampliamento della platea delle imprese interessate dal contratto di espansione attraverso appunto l'abbassamento della soglia da 250 dipendenti a 100 dipendenti. Questo però è uno strumento che a nostro avviso dovrebbe essere reso strutturale e sicuramente potenziato. Se invece a queste esigenze proprio di accompagnamento alle transizioni occupazionali ambisce il nuovo contratto di rioccupazione, noi non possiamo non segnalare che queste ambizioni saranno completamente frustrate, tenuto conto proprio della breve durata di questo nuovo strumento. Meglio sarebbe stato ovviamente agire, secondo noi, su altre forme contrattuali già esistenti, primo fra tutto l'apprendistato professionalizzante. Peraltro non posso non segnalare che il collegamento tra l'utilizzo di queste istituto, il contratto appunto di rioccupazione e la condizione del non aver effettuato o non effettuare in futuro dei licenziamenti risulta in modo surrettizio per prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti. Soprattutto nel decreto, e questo noi riteniamo che sarebbe stata la misura più importante per garantire quella flessibilità di entrata nel lavoro, manca qualsivoglia intervento sul contratto a termine, volto a superare gli attuali limiti legati alle causali, alla durata dei contratti, alla contribuzione del lavoro. I prossimi mesi, e chiudo davvero, potrebbero essere quelli della ripresa, a condizione ovviamente che la campagna vaccinale continui a ritmi serrati e si concluda rapidamente e che il Paese si incammini sulla strada delle riforme, dell'attuazione ordinata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a questo avviso secondo noi occorre abbandonare un po' i particolarismi e costruire veramente una partnership pubblico-privata che nel rispetto dei rispettivi ruoli e con spirito di
collaborazioni accompagni il Paese in questa fase assolutamente delicata. E non posso non sottolineare che le imprese sono ovviamente pronte a fare la loro parte. Vi ringrazio e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie a lei. Chiedo chi vuole intervenire. Va bene, non faccio io la domanda come allora sulla relazione che è stata distribuita, che ci avete fatto pervenire. Nella relazione lei ha parlato di sostenere la liquidità e in più nella si riparlava di un aumento dei prezzi medi delle che ci sono nei listini, lo stiamo vedendo un po' con il super bonus col 10, sta aumentando un po' tutte quelle che sono le materie prime, quindi il ferro, vetri ed altra roba che stanno nell'edilizia, stanno andando in questo momento ne richiede molto. Secondo lei, la prima domanda, secondo lei c'è una da parte dei di coloro che commerciano in questo settore una sorta di speculazione, oppure ci sono altre problematiche legate a questo aumento esponenziale dei prezzi, perché parliamo di un aumento di un raddoppio proprio del costo delle materie prime. E in più, prima della vostra audizione abbiamo audito alcuni sindacati, CGIL, CISL, UIL e UGL. E loro ci facevano presente che secondo loro doveva essere per il blocco di licenziamenti andava prorogato almeno fino a ottobre, perché secondo loro dovrebbe essere in atto il discorso sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Secondo voi è giusto che venga prorogato fino a ottobre o va bene così che venga rilasciato come è stato, come tuttora nel decreto, la fine del blocco dei licenziamenti a giugno? Concludo. Allora, io ho concluso, passo la parola, vedo qualcuno che vuole intervenire, do la parola all'onorevole Gianluca Benamati. Sì, grazie Presidente. La mia è una domanda più di carattere generale. Avremo modo di leggere la relazione, comunque abbiamo ascoltato quelle che sono le luci e le ombre secondo Confindustria di questo provvedimento, che è ovviamente un provvedimento che completa una parte di misure emergenziali a sostegno del lavoro e delle imprese. La mia domanda di carattere più generale che mi sorge anche dopo aver ascoltato gli interventi dei sindacati che hanno preceduto questa audizione, e vorrei chiederle in termini di politica industriale, perché ho sentito valutazioni diversificate sulle misure messe in campo sia per garantire la liquidità quanto per garantire la patrimonializzazione e la solidificazione dei bilanci aziendali, se rispetto alle tematiche delle grandi filiere industriali, che sono quelle che hanno permesso al Paese di resistere in una maniera tutto sommato positiva dal punto di vista del comparto industriale alla crisi economica derivante dalla pandemia, le misure che sono sino ad ora messe in campo nei provvedimenti che chiamerei cosiddetti emergenziali e le misure che sono invece in previsione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano sufficienti o vadano ulteriormente rafforzate o anche focalizzate. Il sistema di filiere distretti è quello che ha sostenuto, a mio avviso naturalmente, l'impresa italiana sia nelle parti più consolidate, nelle filiere più consolidate, sia nelle parti più innovative. Vorrei sapere se questo complesso di misure è sufficiente o necessita di ulteriori approfondimenti o anche aggiustamenti. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire la deputata Manzo del gruppo Movimento 5 Stelle. Prego. Grazie Presidente. La mia domanda sarà prettamente in merito allo blocco dei licenziamenti. Sentivo prima che si parlava del confronto avvenuto con altri paesi dove il blocco non c'è stato. Vorrei capire con quali altri paesi, o meglio, quali altri paesi è stato fatto questo confronto, in modo tale da capire
questo confronto con quali e in che tipo di situazioni. E poi chiedo, non è meglio che in questo periodo particolare, soprattutto storico, avere un blocco di licenziamenti mentre si va verso la riforma degli ammortizzatori sociali, che poi in effetti è quello che tutti speriamo quanto prima, proprio perché abbiamo già preso, l'abbiamo detto già nelle adozioni passate, che i mezzi utilizzati per contrastare la pandemia in questo momento a livello lavorativo erano strumenti obsoleti. Quindi non è bene in questo momento attendere per sbloccare i licenziamenti, nel frattempo varare una riforma degli ammortizzatori sociali congrua e poi dare l'opportunità, in questo caso, per un licenziamento e quindi far accedere così quei lavoratori a degli ammortizzatori sociali giusti. Grazie, ha chiesto di intervenire il deputato Borghi, gruppo Lega. Prego. Grazie Presidente. Allora, io è un, in qualche, già da qualche provvedimento passato sto cercando con scarso successo, devo essere sincero, di porre l'attenzione sul fatto che il governo tende a costruire questi sostegni per le imprese e per le industrie partendo da un dato che secondo me è fallace, vale a dire il fatturato 2019. Con ciò avviene un fenomeno che mi è stato segnalato da alcuni, vale a dire che alcune imprese che hanno avuto un crollo verticale del fatturato nel 2020 si trovano escluse dai sostegni perché semplicemente la soglia, quella dei 10 milioni per accedere ai sostegni, è riferita all'anno 2019, vale a dire all'anno in cui si lavorava a pieno titolo. È una problematica che sentite? È una problematica che i vostri associati vi hanno segnalato? Oppure sono io che sbaglio e che quindi vado a cercare di sanare un problema che nella realtà invece non c'è? Grazie. Grazie a lei, ha chiesto di intervenire la deputata Luca Selli del gruppo Fratelli d'Italia. Prego. Sì, grazie Presidente. E due domande molto veloci. Allora, la prima è se Confindustria condivide l'impostazione che più volte è stata ribadita dal Premier e dal Ministro dell'Economia, cioè quello di dover in qualche modo trasformare il nostro tessuto economico-produttivo concentrandosi sulle aziende di grandi dimensioni, mettendo diciamo un po' da parte quelle che sono invece le piccole e medie aziende italiane. Siccome questa è una impostazione che secondo noi diciamo è errata e siccome dal complesso delle norme che abbiamo letto in questo provvedimento sembra invece che si vada in questo senso, in questa direzione, volevo sapere cosa ne pensava Confindustria. La seconda domanda ritorna un po' sul tema che è stato ripreso da più parti, cioè quello dei licenziamenti e indipendentemente diciamo dalla posizione che mi sembra abbastanza chiara sulla necessità o meno di prorogare questo blocco, io vorrei sapere se c'è stato. Deputata Luca Sella, sentiamo un po' male, Ah, semmai se quindi provate. Ok, provate a interrompere il video. l'esistenza degli ammortizzatori. Non la sentiamo, deputata. Allora dicevo, sul blocco dei licenziamenti volevo sapere se il gap che c'è stato fra l'anticipazione fatta dalle aziende per la cassa integrazione e il pagamento della cassa integrazione per l'appunto da parte del governo è stato uno dei problemi
problemi che poi ha portato, diciamo, a avere mancanza di liquidità già, diciamo, in una situazione molto delicata. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il deputato Trano del gruppo Alternativa C'è. Prego. La sentiamo male, deputato Trano. La sentiamo male. Prova a disattivare il video, che forse è un problema di linea. Non la sentiamo. Deputato Trano, provi a uscire e rientrare, forse è un problema di collegamento. Deputato Trano, provi a uscire dalla stanza e a rientrare. Posso iniziare a rispondere a qualche domanda nel frattempo, Presidente? Un attimo solo, vediamo se è rientrato il deputato Trano, vediamo se lo sentiamo Perfetto. così. Ecco, mi Adesso sentite adesso, va un pochino meglio. sì, benissimo, ok, vada. Perfetto. Tre rapidissimi quesiti. Il primo, se con i nuovi criteri per il contributo a fondo perduto, se gli associati di Confindustria hanno aumentato o diminuito la platea dei beneficiari. Poi invece in merito all'aumento presunto, ma anche reale, effettivo, del costo delle materie prime, Confindustria che cosa si aspetta come risposta, come soluzione, soprattutto da chi? Infine, l'ultimo quesito sono i 35 milioni di avvisi fiscali che sono di mese in mese prorogati, che posizione avete in merito a una risoluzione per far sì che in un momento di grave crisi di liquidità, di cash flow, se esiste, diciamo, una proposta da parte di Confindustria. Grazie. Grazie a lei. Allora do la parola alla dottoressa Mariotti per la replica. Prego. Allora, il tema delle materie prime che è stato segnalato tanto da lei quanto anche dall'onorevole Trano, sicuramente dipende da una ripartenza della domanda, una ripartenza che è stata asimmetrica e non v'è dubbio anche che molto legata anche all'aumento del petrolio, ma in alcuni casi questo aumento dei prezzi delle materie prime è più che come dire, proporzionato all'aumento stesso del petrolio e quindi non v'è dubbio che almeno su alcune delle materie prime vi sono fenomeni speculativi in atto. Questo non v'è dubbio. Quali possono essere soluzioni? Difficile ipotizzarle perché qua si parla ovviamente di regole di mercato, per cui intervenire in questo ambito diventa particolarmente complesso. Sul blocco dei licenziamenti a cui diciamo, molti hanno fatto delle, come dire, delle domande a partire dal confronto, beh, innanzitutto il confronto è con tutta l'Europa, con tutti i paesi europei. Significativo è sicuramente il confronto con la Francia, dove ovviamente non si è adottata come soluzione per fronteggiare l'emergenza il blocco dei licenziamenti. Il sistema francese ha un sistema di ammortizzatori sociali particolarmente difensivi, ma altrettanto fondamentale sono appunto le politiche attive del lavoro e ritorno a sottolineare la centralità del
della formazione e dell'ampliamento delle competenze, perché questa pandemia ha accelerato e sta modificando anche il fabbisogno di competenze. Non v'è dubbio che abbiamo già detto che riforme essenziali che andavano forse fatte un anno fa. E non posso non sottolineare che Confindustria da circa un anno ha presentato un'organica proposta di riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, proprio perché abbiamo sempre ritenuto che attraverso queste riforme passasse ovviamente la soluzione al problema. Peraltro, come dicevo, sottolineavo anche nell'intervento, questo blocco si è avuto un equilibrio, no? Perché 30 giugno industria edilizia, ottobre per altri settori e quindi voglio dire c'è stato sicuramente questo tipo di ricomposizione e di soluzione. Quindi la riforma va assolutamente, non è più procrastinabile, è un punto di equilibrio, ripeto, secondo noi trovato, e come dicevo sicuramente questo blocco cade in un momento, questa cessazione del blocco cade in un momento di ripresa economica, quindi vi potranno essere sicuramente degli aggiustamenti, ma va garantita anche la transizione da settori verso altri e tutto questo secondo noi si fa anche attraverso, come dicevo e sottolineo ancora, un adeguato intervento delle competenze, quindi le politiche attive, la centralità delle politiche attive non solo degli ammortizzatori sociali è fondamentale. L'onorevole Borghi chiedeva sul tema dei sostegni, dei contributi a fondo perduto, se il tetto dei 10 milioni rappresenta un ostacolo fondamentalmente all'accesso da parte di alcuni nostri associati. Sicuramente sì, questo non v'è dubbio, vi è però un tema innegabile di sostenibilità di finanza pubblica, e aggiungo anche vi è un tema su cui dovremmo tutti con maggiore attenzione intervenire a livello comunitario sulla disciplina proprio del temporary framework, perché nonostante le modifiche apportate al temporary framework e quindi l'innalzamento da 800.000 a 1.800.000 del plafond disponibile per ciascuna impresa, tanto ancora si deve fare, sia con riguardo al perimetro delle imprese ricadenti, che soggiacciono a questo plafond, sia anche con riguardo all'entrata in vigore di questi innalzamenti. L'onorevole Benamati sulle filiere industriali e sulle misure in genere adottate per la liquidità e la patrimonializzazione. Alcune misure sono sicuramente condivisibili, sono in linea con le richieste che avevamo presentato, penso appunto alle proroghe della moratoria, penso sicuramente a questa allungamento dei tempi di restituzione dei prestiti garantiti, anche se condizionati all'autorizzazione comunitaria, altre riteniamo che siano in qualche modo un po' deboli. Per quanto riguarda gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono sicuramente utili. Io credo che molto si possa fare e si debba fare anche per massimizzare l'efficacia degli interventi del Piano Nazionale in termini di coinvolgimento delle parti sociali, perché appunto le parti sociali sono portatori di realtà, portatori di esigenze concrete, esigenze tratte dal territorio. Quindi da questo punto di vista credo che si potrebbe fare. Con riguardo alla domanda dell'onorevole Lucaselli, ma noi in verità non intravediamo delle policy specifiche pro grandi imprese. Le misure introdotte sono fondamentalmente di carattere trasversale. Ho fatto cenno ad alcune difficoltà, specie sul tema della liquidità per le mid cap con meno di 250 dipendenti. Questo, ad esempio, è un vulnus che dal nostro punto di vista dovrebbe essere corretto.
progetto per riportare la possibilità della garanzia da SACE alla garanzia appunto gratuita del fondo, ma gli altri interventi sono sicuramente di carattere trasversale e penso ad esempio anche che guardano con favore agli investimenti di minore importo all'intervento che è stato operato sul credito d'imposta ex superammortamento. Quindi questo sicuramente. L'altra domanda che faceva l'onorevole Lucaselli era se l'anticipazione da parte delle imprese della cassa integrazione avesse determinato anche delle diciamo contribuito a determinare la crisi di liquidità. Beh, sicuramente questo è stato un peso soprattutto nelle prime fasi dell'emergenza, direi che non quindi ha contribuito soprattutto nelle prime fasi. Oggi abbiamo un tema di tipo diverso, cioè la riduzione del cash flow ovviamente diciamo è dettata, derivata dalle misure di contrasto alla pandemia, quindi tante le chiusure, ma anche, non possiamo non dirlo, ovviamente da una diversa modalità dei comportamenti di consumo da parte delle persone. Quindi ci auguriamo, come dicevo prima, che quei 26.000 miliardi di risparmio, nonostante modalità di tipo diverso, possano però essere immesse sul mercato e quindi dare ripresa anche da questo punto di vista. Credo che l'ultima domanda dell'onorevole Trano sui 35 milioni di avvisi fiscali, sicuramente voglio dire la sospensione è stata gioco forza necessaria proprio per contenere l'esigenza di liquidità delle imprese proposte. Sicuramente diciamo rivedere e lavorare sui termini delle rateizzazioni, perché sono ovviamente misure discipline che hanno già subito nel corso degli anni delle utili modifiche per tener conto ovviamente di periodi di grandi crisi, a quelle dobbiamo in qualche modo ispirarci e migliorare se necessario. Credo di aver risposto a tutti e vi ringrazio ancora. Grazie. Non ci sono ulteriori interventi, quindi chiudiamo questa audizione e per alle 12.30 abbiamo la prossima. Grazie a tutti.
Vi chiederei di spegnere il microfono perché c'è un ritorno. L'ordine del giorno reca l'audizione informativa di rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nell'ambito dell'esame del Decreto Legge 73 del 2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Atto Camera 3132 Governo. Avverto che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Se non ci sono obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. Prendono parte all'audizione per ANCI Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato ANCI della finanza locale, per UPI Luca Menesini, presidente della provincia di Lucca, per la conferenza delle regioni e delle province autonome, Gaetano Armao, vicepresidente della regione siciliana, Davide Carlo Caparini, coordinatore della commissione affari finanziari, assessore della regione Lombardia. Daniele Leodori, coordinatore vicario della Commissione Affari Finanziari, vicepresidente della Regione Lazio, Gianni Rosa, assessore all'Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Barbara Zilli, assessore alle Finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Guido Castelli, assessore al Bilancio della Regione Marche. In considerazione del tempo a disposizione per l'audizione e del numero dei partecipanti alla stessa, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, invito il relatore di ciascuna organizzazione a contenere il proprio intervento entro gli 8 minuti, in modo da lasciare spazio ad eventuali quesiti e richieste di chiarimento da parte dei deputati e alle successive repliche. Darei la parola ad Alessandro Canelli per l'ANCI, sindaco di Novara. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Posso? Mi sentite? Noi come ANCI esprimiamo una valutazione complessivamente positiva di questo decreto Sostegni Bis in virtù del fatto che sono state stanziate, si è continuato con il percorso di stanziamento di importanti risorse a sostegno del comparto dei comuni. Faccio riferimento ovviamente ai 600 milioni sulle agevolazioni Tari, faccio riferimento ai 500 milioni di ulteriori misure di sostegno alimentare estese evidentemente anche all'agevolazione nel pagamento di bollette, affitti per le fasce di popolazione più deboli e più fragili che i comuni ovviamente ai quali i comuni si devono occupare, perché sicuramente in un periodo come questo sta continuando una forte pressione sui nostri servizi sociali da parte di tante fasce fragili della popolazione. Faccio riferimento ai 135 milioni per l'organizzazione e il potenziamento dei centri estivi, ai 450 milioni del trasporto pubblico locale e all'integrazione di 100 milioni di euro, oltre i 250 già stanziati, per la copertura dell'imposta di soggiorno, perché tantissime città che vivono molto dal punto di vista delle entrate su questa imposta hanno grosse difficoltà nel finanziarsi con questa imposta. Quindi la valutazione è complessivamente positiva, così come lo è stata nel corso del 2020 sulle misure di sostegno al comparto nel loro complesso. Ci sono però ancora alcuni problemi che io definirei di carattere strutturale, che ancora vanno affrontati, diciamo così, problematiche che poniamo all'attenzione di questa commissione, così come l'abbiamo fatto anche in altre sedi, e che attengono a, diciamo così, una situazione di circa il 15% dei comuni italiani che hanno una maggiore fragilità da un punto di vista economico, sociale e finanziario rispetto alla maggior parte dei comuni italiani, perché il comparto dei comuni italiani è in massima sintesi sano,
robusto da un punto di vista finanziario, però ci sono delle situazioni particolari che attengono a circa il 15% di alcune medio grandi città del centro nord e della maggior parte dei comuni del sud che vanno sicuramente affrontate meglio. Ci sono ancora da fare delle, ovviamente da affrontare dei nodi sul fondo crediti dubbi esigibilità, su una cronica povertà di risorse standard sulle quali agisce il fondo di solidarietà comunale, con la necessità di un innesto di misure di perequazione verticale, così come stabiliva la legge delega 42 del 2009, che fino ad oggi sono state sostanzialmente disattese. Quest'anno si è cominciato con i servizi sociali, con l'iniezione di alcune risorse sui servizi sociali, che sono una delle funzioni fondamentali ovviamente dei comuni, ma questa cosa va rafforzata e soprattutto va potenziata nel corso del tempo. C'è un tema di debolezza della riscossione locale che da anni stiamo cercando di affrontare. Sento un ritorno da parte di qualcuno che possiamo spegnere i microfoni, grazie. Una disciplina sul ripiano degli enti in crisi finanziaria che va affrontata in maniera più organica e sistemica. E poi c'è il grande nodo della sentenza della Corte Costituzionale. Faccio riferimento alla sentenza 80 della Corte Costituzionale, dove l'articolo 52 di questo decreto, pur apprezzandone sicuramente lo sforzo per andare incontro alle problematicità di questo 15% dei comuni italiani che verrà colpito da questa situazione, da questa sentenza, bisogna affrontarla, secondo noi, in un altro modo, perché la soluzione adottata, a nostro avviso, appare in questo momento alquanto debole. Lo stanziamento di 500 milioni di euro e, diciamo così, il rimando al 31 di luglio della chiusura dei bilanci preventivi e consuntivi, a nostro avviso, non risolve il problema. Non risolve il problema perché? Perché ci sono 180 di 502 comuni più direttamente coinvolti che praticamente rimarrebbero sostanzialmente esclusi da questa misura, a seguito del fatto che c'è una soglia del 10% nel rapporto tra maggior disavanzo derivante dalla sentenza e le entrate correnti. Quindi questa soglia esclude di fatto 180 comuni su 502. I restanti 322 enti riceverebbero tra l'altro un contributo in grado di assicurare appena il 60% della sola copertura del 2021, ma i comuni devono fare i bilanci triennali, quindi 2021-2023. Quindi di fatto in questo momento i comuni, in buona sostanza, non sanno cosa fare. Ci sono molti comuni che non sanno cosa fare e, nonostante questa norma dell'articolo 52 del decreto, non sono in grado le ragionerie generali dei comuni stessi di chiudere i bilanci entro il 31 luglio del 2021. Quindi questa norma appare debole sia sotto il profilo logico sia sotto un profilo temporale, perché comunque sia la norma prevede che sostanzialmente il termine entro il quale dovrà essere emanato il DM di riparto di 500 milioni, vale a dire entro 30 giorni dalla conversione in legge, è successivo al 31 luglio e loro devono chiudere i bilanci entro il 31 luglio. Quindi c'è questa problematica di tipo tecnico ma anche di tipo quantitativo. Le risorse sono insufficienti. Per poter affrontare adeguatamente la questione, spero, cioè, come tutti sapete, si è passati da un ripiano trentennale a un ripiano ordinario triennale, in buona sostanza. Questo fa saltare sostanzialmente la possibilità per tanti comuni di chiudere i bilanci preventivi. Per risolvere questa questione qui stiamo parlando di una massa di risorse necessarie a tutto questo complesso di comuni che hanno utilizzato il fondo anticipazione di liquidità a seguito di una legge dello Stato. Quindi gli è stato detto dallo Stato che potevano far così. A seguito di questa sentenza loro devono chiudere in 3 anni e invece loro avevano programmato in 30 anni. Non sono in grado, ci servono risorse per quasi 3 miliardi di euro. I 500 milioni messi solo sul 2021 in parte consentono ad alcuni comuni di risolvere la questione, ma la maggior parte dei comuni non è ancora tecnicamente in grado di farlo. Quindi su questo vale la pena che sia in sede politica,
sia in sede tecnica si ricerchi una soluzione maggiormente soddisfacente rispetto alle esigenze di tutti questi comuni. Perché veramente stiamo parlando poi di comuni, tra i quali ci sono anche comuni di grandi dimensioni come Torino, Napoli, Palermo, su un complesso di popolazione che tocca circa 10 milioni di persone nel nostro paese. Quindi non è una questione di poco conto. Ci sono poi alcune piccole questioni tecniche sulle quali noi chiediamo una maggiore riflessione da parte ovviamente del Parlamento e del Governo. Rinviare per esempio al 2022 l'obbligo di accantonamento al Fondo Garanzie Debiti Commerciali, perché se da una parte tu cerchi di sostenere i comuni con queste misure di sostegno, che ripeto abbiamo apprezzato nel 2020 e continuiamo ad apprezzare nel 2021, perché lo sforzo del governo è stato oggettivamente forte, di forte attenzione nei confronti delle esigenze dei comuni, che poi sono quelli che devono affrontare giorno dopo giorno le difficoltà dei cittadini che vanno dai sindaci a chiedere conto di come possano fare con le aziende che sono state chiuse o con gli esercizi commerciali che sono stati chiusi per mesi e mesi, i pagamenti, i fornitori, le famiglie che hanno perso magari il lavoro che avevano magari anche fragile, temporaneo, e quindi poi fanno pressione sui nostri servizi sociali. Noi chiediamo quindi di rinviare l'obbligo di accantonamento al Fondo Garanzie Debiti Commerciali al 2022, in modo tale da continuare a dare fiato, perché se una parte dai soldi e dall'altra glieli togli, insomma, comincia a diventare difficile. Obiettivamente misure di sostegno anche alle società pubbliche, quindi alle municipalizzate, che fanno capo della galassia dei comuni, in modo tale da poter diciamo così, dare anche loro ossigeno. Abbiamo tante aziende di trasporto, abbiamo aziende che fanno raccolta rifiuti, abbiamo aziende che si occupano di tante situazioni, di tanti servizi all'interno dei nostri comuni, che hanno patito anche loro, come tanti altri settori, il periodo di crisi pandemica. E rafforzare quei dispositivi di sostegno agli enti in crisi finanziaria in questo perimetro dei comuni. Sono state già fatte misure di sostegno negli scorsi mesi, ma sono rimaste sostanzialmente esclusi circa 150 comuni dagli stanziamenti aggiuntivi che sono stati fatti negli scorsi mesi, pur risultando in condizioni del tutto simili agli attuali beneficiari. Ecco, queste sono le, diciamo così, le cose principali. C'è poi un tema legato agli investimenti, ovviamente, sul quale noi chiediamo di continuare a finanziare e rafforzare il finanziamento delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, rafforzare i contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Sono tutti interventi che hanno avuto un buon tiraggio. Ci sono state numerose richieste da parte degli enti locali che hanno superato le risorse messe a disposizione. Un rifinanziamento di queste misure consentirebbe a tanti enti di poter accedere a quelle risorse fondamentali, ovviamente, per la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo comunque preparato un documento che inviamo a questa commissione e vi auguriamo ovviamente buon lavoro. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. Luca Menesini, presidente della provincia di Lucca. Sì, grazie presidente, saluto tutti i commissari. La sentiamo molto piano. Proviamo, mi sente meglio adesso? Grazie presidente, mi sente meglio? Sì, un po' meglio, sì. Non so perché, mi scuso. Allora, tanto ringrazio per questa audizione e questo momento di confronto appunto con le associazioni delle autonomie locali. È chiaro che con questo provvedimento si conferma l'impegno del governo a garantire ai cittadini e al sistema produttivo assistenza e aiuto per resistere alla crisi. Il collega appunto già prima ha evidenziato quali sono gli ambiti che appunto sono di maggior sofferenza. Io mi soffermo su alcuni aspetti che interessano il comparto delle province. Mi scuso se mi ripeto su uno, che è quello ovviamente dell'articolo 52, che il sindaco che ha parlato prima di me ha evidenziato. È un provvedimento che interessa anche il comparto delle province, sono 9 le province che sono interessate, per un fabbisogno di 30 milioni.
30 milioni è il fabbisogno solo delle province e veniva appunto evidenziato prima un fabbisogno generale di comuni, province e regioni di 3 miliardi. Quindi noi siamo di fronte ad uno stanziamento che è frutto di un tavolo di lavoro che è stato aperto con la vice ministra Castelli e apprezziamo questo sforzo e ovviamente questo riconoscimento. Ma ad oggi questo sforzo è insufficiente sia da un punto di vista finanziario sia da un punto di vista di scadenze temporali, in quanto, come veniva evidenziato prima, questa è una misura temporanea e quindi si crea il problema per gli anni successivi. E noi abbiamo bisogno invece di trovare una soluzione strutturale, come veniva ben evidenziato dall'intervento che mi ha preceduto. E dall'altra parte, con il problema apprezzabile anche qui, il differimento al 31 luglio del 2021 della scadenza sia del rendiconto sia del bilanci previsione 21-23, ma con quel problema che appunto veniva evidenziato. Rischiamo al 31 luglio di non avere ancora stanziate le risorse per il 2021 e quindi con concrete difficoltà ovviamente ad ottemperare a queste scadenze. Quindi chiediamo proprio su questo aspetto, chiediamo alla Commissione, chiediamo al Parlamento di prendere provvedimenti e di poter appunto mettere gli enti locali in condizioni di poter approvare i propri bilanci e quindi di poter operare nell'assistenza ai cittadini e nei servizi che ovviamente vengono erogati. L'altro elemento da apprezzare è sicuramente l'articolo 56, il comma 1, che permette l'utilizzo nell'anno 2021 dei ristori dell'anno 2020 assegnati agli enti locali per finalità connesse all'emergenza epidemiologica. Quindi una misura che era molto attesa, che chiarisce anche quello che è il vincolo, cioè le finalità per cui sono state assegnate nel biennio 20 e 21 e ci permette ovviamente di poterle impiegare anche in tutto questo anno. Due elementi che invece vogliamo salutare positivamente e quindi sottolineare la loro importanza sono nel titolo sesto, nella parte che riguarda giovani, scuola e ricerca. In particolar modo mi riferisco all'articolo 58 sulle risorse per l'avvio dell'anno scolastico 21-22. È estremamente importante aver riconosciuto risorse anche per appunto l'anno scolastico 21-22, si sta parlando di 70 milioni per l'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nonché alle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche anche per l'anno scolastico appunto che dicevo 21 e 22, una misura che riprende quello che era il fondo affitti e noleggi del DL 14 agosto del 2020, quindi una misura estremamente importante che ci permetterà di aprire l'anno scolastico in sicurezza, dove l'obiettivo che ci siamo dati sia come autonomie locali sia come governo è quello di un'apertura dell'anno scolastico in presenza per il 100% dei ragazzi. Quindi questo provvedimento è estremamente importante, però c'è da evidenziare alcune cose. Noi abbiamo fatto una stima di quello che è il fabbisogno per il comparto delle province per poter ovviamente ottemperare a questo obiettivo e il fabbisogno per le province è di 69 milioni. Si sta parlando di un fabbisogno per province, città metropolitane e comuni di 300 milioni a fronte di 70 di stanziamento. E questa è la prima criticità da evidenziare. La seconda è quella che ad oggi si sta parlando di risorse che devono essere rendicontate entro il 31-12-2021, quindi resterebbero scoperte le risorse per quanto riguarda i primi sei mesi da gennaio a dicembre del 2022, almeno che non si preveda un nuovo stanziamento. Quindi su questi due aspetti noi chiediamo al Parlamento di intervenire con chiarezza e accanto a questo, se è possibile, anche un'ulteriore semplificazione delle procedure per l'accesso a tali fondi che dovrebbero poter essere erogati e spesi in tempi rapidissimi, vista anche l'urgenza di riaprire le scuole in sicurezza. Quindi abbiamo bisogno anche di una certa celerità e ovviamente semplificazione sulle procedure da questo punto di vista. La seconda misura che ci preme evidenziare positivamente è l'articolo 64,
e in particolar modo i commi dal 12 al 14, Fondo per le politiche giovanili. Esprimiamo apprezzamento per quanto riguarda questo incremento di 30 milioni del Fondo per le politiche giovanili per l'annualità 2021. Si sta parlando molto, è un dibattito di carattere nazionale molto forte, quello ovviamente legato ai giovani e alla sofferenza che la pandemia, il lockdown ha creato in questa fascia di età e che ovviamente tutte le amministrazioni locali si sentono impegnate anche ovviamente a dare una risposta da questo punto di vista. Su questo aspetto, ecco, noi segnaliamo che ci sono diverse progettualità che negli anni sono state fatte anche dalle province, dall'Unione Province d'Italia, tramite avvisi pubblici sono stati finanziati 50 progetti nell'annualità 2019-2020. Realizzati dalle province in partenariato con comuni, scuole, associazioni giovanili, università, centri di formazione professionale, con un forte impatto sulla comunità giovanile, con azioni di contrasto alla dispersione scolastica, orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, difesa, valorizzazione del patrimonio ambientale, promozione della pratica sportiva per favorire uno stile di vita sano, nonché momenti di socializzazione e competizione positiva tra i ragazzi. Quindi quello che noi chiediamo su questo, salutando con piacere questo ulteriore stanziamento, è che il riparto di queste risorse si basi anche su dati di monitoraggio delle attività realizzate e delle spese effettivamente sostenute. Ringraziamo per questa audizione e ovviamente manderemo un documento scritto. Grazie. Grazie Presidente Menesini. Darei la parola a Davide Carlo Caparini, coordinatore della Commissione Affari Finanziari e Assessore della Regione Lombardia. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra convocazione che segue a un fruttuoso lavoro di interlocuzione con il governo da parte delle regioni e province autonome che ha fruttato un accordo che è stato approvato dalla conferenza proprio per modifiche al sostegni bis che sono quindi diventate norma, il potenziamento del piano vaccinale, disposizione per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021, le quote premiali quindi del Fondo Sanitario Nazionale, le regioni benchmark per il 2021, la flessibilizzazione per l'utilizzo delle risorse in ambito sanitario sia per il 2020 che per il 2021, su cui già annunciamo ulteriori emendamenti per addivenire ad un testo che sia ancora più favorevole alle richieste delle regioni per l'utilizzo di queste preziosissime risorse. Inoltre ci sono le disposizioni per la monetizzazione delle risorse del Fondo Anticipazione di Liquidità, FAL, dal risultato di amministrazione, il finanziamento importantissimo del trasporto pubblico locale con 500 milioni, di cui 440 per i servizi aggiuntivi che, se eventualmente non utilizzati, potranno confluire per la compensazione dei minori ricavi da tariffa del 2021 e 50 milioni per il miglioramento della distribuzione degli utenti del trasporto pubblico in linea. Poi l'incremento del fondo a sostegno dei comuni ubicati nelle zone di montagna e compressori sciistici per 100 milioni di euro, con un riparto già definito dalla conferenza. Io sottolineo questo aspetto che è importantissimo, in quanto quando il Parlamento o il Governo decidono di allegare il riparto così come già stabilito dalle regioni, velocizzano e di molto l'utilizzo di quelle risorse. E dato che si parla di risorse a sostegno post emergenziale, è evidente quanto il fattore tempo sia cruciale. Inoltre c'è il riparto delle risorse delle regioni a statuto speciale previste in legge di bilancio del 21. Inoltre c'è, apprendiamo con grandissimo favore, non faceva parte dell'accordo, il fondo a sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica per ulteriori 120 milioni di euro per il 21, di cui 20 milioni sono destinati all'intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Noi
avevamo anche raggiunto un accordo all'interno della conferenza per il riparto di questo fondo. Quindi chiediamo, e questo sarà un ulteriore emendamento, che questo riparto venga adottato proprio per i motivi che vi ho esposto. Ora vengo alla parte che ancora è in itinere, frutto dell'interlocuzione con il governo e ovviamente con i gruppi parlamentari. La qualità dell'aria, voi sapete che siamo sottoposti a un'inflazione europea che varia da 1,5 miliardi a 2 miliardi e 300 milioni per quanto riguarda l'emissione di PM10 nell'area del bacino del Po. Noi andiamo a utilizzare e a ricapitalizzare i fondi già oggi disponibili, ovvero utilizzare anche quelli del Piano Nazionale per la resilienza al fine di superare questa inflazione e evidentemente migliorare le condizioni di vita dei cittadini di quelle aree. Dopodiché, per quanto riguarda sia i razionali che il DEF 21-23 ci propone, sia anche alla luce della proroga della sospensione delle attività dell'agente di riscossione di cui all'articolo 9 del Sostegni bis, c'è il tema fondamentale dell'aggiornamento e dell'analisi per le minori entrate e quindi la sostenibilità finanziaria dei bilanci delle regioni. Terzo punto, altrettanto importante, è quello della ristrutturazione del debito e la sua conseguente rinegoziazione. Quarto ed ultimo, sempre in tema di sanità, è stato fatto tantissimo, come vi ho detto nelle premesse, come già è presente nel Sostegni 1 e Sostegni bis, è evidente che ci sono ancora alcuni punti nodali che devono essere sciolti. Il primo è quello del sostegno alle cure per le patologie no Covid. Voi tutti sapete che l'emergenza ha dirottato tantissime risorse sulla patologia Covid, quindi è evidente che noi abbiamo delle liste d'attesa che devono essere smaltite. Abbiamo tutta la programmazione di screening e di prevenzione che deve essere ripresa a tambur battente e richiede evidentemente delle risorse straordinarie per riallinearci alla situazione pre-Covid, che vi ricordo già aveva il tema delle liste d'attesa come punto nodale. Un'altra questione fondamentale è il riconoscimento delle spese rendicontate per l'emergenza. È stato fatto tanto, adesso ci manca l'ultimo pezzo e deve essere evidentemente risolta, soprattutto per quelle regioni che si trovano in bilico per quanto riguarda l'equilibrio per la spesa sanitaria. La piena copertura finanziaria dei risarcimenti per i pazienti danneggiati da complicanze irreversibili causa le vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni degli emoderivati, tema che il Parlamento ha già affrontato e anche grazie all'interlocuzione con i deputati e senatori siamo riusciti ad affrontare una prima parte del problema. Ora dobbiamo trovare una soluzione definitiva perché pesa e molto sui bilanci sanitari regionali. Ultimo, la flessibilizzazione delle risorse emergenziali per quanto riguarda il 2020, come ho già accennato in questo decreto c'è una parte importante. Evidentemente flessibilizzare queste risorse consentirebbe una migliore manovrabilità da parte delle regioni e quindi consentirebbe di erogare delle cure che sono fondamentali anche per la tematica no Covid, come precedentemente vi avevo detto. Quindi, qualità dell'aria, l'aggiornamento e l'analisi per quanto riguarda le minori entrate e la sostenibilità per i bilanci regionali, la rinegoziazione del debito e la conseguente ristrutturazione che porta alla rinegoziazione, la sanità, per quanto riguarda la sanità, le liste d'attesa, la sintetizzo così, il riconoscimento delle spese rendicontate in emergenza. Vi ricordo che le regioni hanno anticipato interamente le somme che erano a valere sul fondo della protezione civile, che poi purtroppo è stato
a noi utilizzato a livello centrale per l'emergenza, ovviamente, la piena copertura finanziaria per i risarcimenti gli emoderivati, sintetizzando, e la flessibilizzazione delle risorse emergenziali per la sanità nel 2020. Ecco, questi sono i quattro temi centrali su cui vi chiederemo di concentrarvi e di appuntare l'attenzione vitale per i nostri bilanci e anche per l'erogazione dei servizi delle regioni. Grazie. Grazie a lei. Ci sono interventi? Cioè, i rappresentanti delle regioni e dell'autonomia sono stati così esaustivi? No, non trovo interventi, ma immagino che anche UPI e regioni abbiano un documento da consegnare, assessore Caparini? Sì, Presidente, abbiamo come di consueto un documento che trasmetteremo a supporto dei parlamentari. Grazie, grazie a tutti. Non ho allora interventi. Sto verificando perché questo meccanismo va verificato con compiutezza. Non ho interventi, vi ringrazio allora e leggeremo con attenzione i documenti che ci presentate. Grazie per i colleghi, ci vediamo alle 14:30. Grazie a tutti.